Allora, buonasera a tutti. Il movimento forense continua il percorso in relazione alla legge forense. Quest'oggi l'affronteremo dal punto di vista civilistico, dopo averlo affrontato dal punto di vista penalistico, e i nostri relatori affronteranno un argomento abbastanza delicato e molto importante perché ce lo ritroveremo tutti i giorni nell'applicabilità del diritto alle udienze civili. E quest'oggi parleremo della prova digitale applicata al processo civile, in particolare. Sarà affrontato il problema dell'applicabilità di questa prova digitale nel diritto di famiglia e di poi affronteremo tutto il processo telematico in tutti i suoi aspetti e nella sua applicabilità. Ringrazio Salvatore Rocca per avermi promosso quale coordinatore di questo convegno. Vi do un caloroso augurio. Spero che l'argomento sia di vostro gradimento. Un saluto particolare a tutti i relatori che vi dirò i nominativi. Il dottor Cavaliere Leonardo Maria Rocca, direttore dell'UNESCO, il collega Rosario Macrì, sindaco, il collega Salvatore Rocca, direttore del Movimento Forense Crotone, il collega Mario Sabatini, il collega Gian Battista Livio Bonanno. Spero che sia un convegno che possa dare dei suggerimenti particolari nell'applicabilità di questa legge in sede di processuale, e di questo che noi abbiamo tanto bisogno, perché ogni volta che c'è una riforma, purtroppo si ha la paura di sbagliare e quindi sono necessari questi approfondimenti, ma noi come Movimento Forense abbiamo delle personalità molto capaci che faranno sì che questo argomento venga affrontato e ci venga impresso in maniera particolare. Quindi ringrazio tutti, un abbraccio a tutti, spero che sia di vostra utilità. E vi auguro buon convegno a tutti. Lascio la parola adesso al dottor Cavaliere Leonardo Maria Rocca, dottore, presidente, direttore dell'UNESCO, dell'Università Unicusano di Crotone. Grazie, avvocato Parisi, anche perché direttore dell'UNESCO è un buon auspicio. Io saluto a tutti, anche all'avvocato Salvatore Rocca, che è uno stacanovista, è eclettico, non lo ferma nessuno, per cui un ringraziamento veramente dall'Unicusano. Mi diceva il rettore di portare un caloroso saluto a tutti e anche in particolare all'avvocato Rocca. Se mi è consentito da parte dell'avvocato Parisi, sono onorato di avere i figli alla nostra università, e una dei figli, la figlia, si è laureata con 110 e lode, per cui siamo veramente orgogliosi e onorati. E ritorniamo con attenzione e forte interesse a proseguire questo iter culturale e conoscitivo sulle nuove valenze della riforma Cartabia. Rinnova anche a nome della Unicusano un segno tangibile di profonda stima verso il movimento forense
che si sta prodigando con determinazione per allargare sempre di più la platea di dibattito su questi nuovi temi processuali. Io vi ringrazio e cedo la parola all'Avvocato Parisi. Ringrazio come al solito il mio amico carissimo Leonardo, cui mando un bacione. Ricambio. E passo subito la parola al collega, amico, fraterno, il sindaco Rosario Macri. Sì, grazie Walter. Complimenti per i voti ottenuti all'università dai tuoi figli. Mi dovete scusare se oggi non starò con voi, ma purtroppo è fissato un consiglio comunale sulla rendiconto di gestione 2022 e quindi siamo andati oltre il termine consentito dalla legge, che è il 30 aprile, per cui non posso mancare. Mi dispiace, non prima però aver salutato tutti, ringraziato Salvatore Rocca, che mi ha dato la possibilità di far parte di questa famiglia, qual è il movimento forense, e di cui veramente io sono onorato di farne parte. Grazie, spero di potervi rincontrare di nuovo in un prossimo convegno. Vi abbraccio, buone cose. Grazie Rosario, buon lavoro per questo consiglio comunale. E passiamo la parola adesso al collega fraterno Antonio Greco. Salve a tutti, buongiorno ai colleghi che ci stanno seguendo in questo webinar, che è la continuazione del precedente, quindi che va a trattare quella che è la riforma Cartabia. A me è stato dato il compito oggi, ed è un piacere e un onore farlo, presentare una breve introduzione di quello che sarà uno degli argomenti trattati appunto in questo webinar, che è il PCT. Il processo civile telematico, croce e delizia di molti colleghi, fonte di ansia, di sofferenza, ma anche e soprattutto per chi ha dimestichezza di soddisfazione e di velocità. Naturalmente il processo civile telematico, come tutte, ha sostituito quello che era il vecchio foglio di carta e la penna con il computer, la videocamera, le PEC, lo stesso redattore e il programma che trasmette gli atti, e diciamo ci ha un pochettino, anche se adesso è da molti anni che lo applichiamo e ormai è entrato nella nostra quotidianità, però ripeto, è fonte di ansia per alcuni colleghi, perché ci vuole una buona conoscenza sia della strumentazione informatica, sia anche delle tecnologie telematiche alla base, e non tutti hanno dimestichezza in questo. Basta leggere sui social, sui forum, che credo che ogni collega, ogni avvocato va a spulciare per vedere se l'errore che è capitato a lui è già successo ad altri, come è stato risolto. Naturalmente questo è una parte dell'aspetto, diciamo, l'aspetto da considerarsi come negativo, però come tutta quella che è l'innovazione tecnologica ha indubbiamente aspetti positivi. La velocità con cui si possono produrre i documenti, la tempistica dà molto più tempo agli avvocati, l'unica cosa è avere l'accortezza che il computer sia sempre funzionante e perfettamente, messa a punto. Oggi i colleghi che seguiranno, gli illustri colleghi e illustri relatori, meglio scenderanno nel merito delle singole questioni. Ad esempio, se oggi sarà trattata la questione del valore probatorio dei documenti informatici, quale ad esempio la chat, la mail, le fotografie, gli screenshot, che ormai sono di uso quotidiano, chiunque di noi scrive una mail, ebbene quello può diventare una fonte di prova processuale. Altro aspetto del processo civile telematico con la riforma Cartabia è la notifica a mezzo PEC, che è diventata obbligatoria in alcuni casi. Sono tutti quegli aspetti che sono entrati nella nostra quotidianità.
dicevo, mi piace citare, per come dire, a proposito di processo civile telematico, due affermazioni. Una che è quella di Henry Ford, che dice che c'è vero progresso soltanto quando questo è conosciuto, quando la tecnologia è conosciuta ed è messa a disposizione di tutti. Beh, il processo civile telematico lo è per tutti gli operatori della giustizia, quindi giudici, cancellieri e avvocati. Dall'altra parte, essendo, come dire, io sono un appassionato di informatica e telematica, quindi molti colleghi mi chiamano per la risoluzione di alcuni problemi, piccoli o grandi che siano. E dall'altra parte, chiudo questo mio intervento citando la frase di Henry McKay, che è un imprenditore americano che ha scritto molti bestseller, che dice: la tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, ma non dovrebbe diventare la tua vita. Beh, credo che tutti noi avvocati di notte qualche volta ci svegliamo perché la famosa terza o quarta PEC non è arrivata, ed ecco con questa provocazione che vi saluto e auguro a tutti una buona prosecuzione di questo webinar per poter meglio apprendere ciò che i colleghi dopo di me meglio specificheranno. Grazie. Va bene, grazie Antonio. Passiamo la parola al collega Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense Crotone. Grazie, grazie a te Walter Parisi per aver assunto questo ruolo di moderatore in questa seconda lezione della parte civilistica della riforma Cartabia. Questo corso è stato voluto da noi del direttivo del Movimento Forense per cercare di illustrare nel dettaglio quelle che sono le innumerevoli modifiche che la riforma Cartabia ha voluto. Noi, a dir la verità, abbiamo già realizzato altri convegni in tribunale con il Movimento Forense appena entrata in vigore la riforma Cartabia. Stiamo realizzando questo corso fatto di 5 lezioni, 2 di penale e 3 di civile, le 2 di penale in presenza, le 3 di civile in webinar, e cercheremo di fare altro. Adesso vi illustrerò brevemente cosa vogliamo fare, ma prima di dirvi tutto ciò io voglio ringraziare in maniera doverosa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, che nella formazione si sta spendendo tantissimo, perché noi a Crotone stiamo cercando, noi della Commissione Formazione e Cultura, stiamo cercando di realizzare tutta una serie di convegnistica e corsi di formazione con le associazioni e con l'Ordine degli Avvocati, che sia completo, che sia esaustivo e che comunque, vista la complessità delle norme che sono state introdotte e che soltanto attraverso la loro applicazione reale e concreta nelle fattispecie, che noi cercheremo di capire, cercheranno di capire gli addetti ai lavori, avvocati, noi tutti e giudici, se andranno bene, quali saranno le criticità, quali saranno i problemi da affrontare e da risolvere. Naturalmente vi porto i saluti del nostro presidente del COA, Caterina Marano. Detto questo, vi voglio fare un'altra brevissima parentesi. Noi in questa lezione specifica parleremo e affronteremo in particolare, come dicevano i colleghi prima, la giustizia digitale, di per sé quella che è il cosiddetto portale civile, il portale civile telematico. Ma non soltanto il portale civile telematico esiste, noi in questa lezione parleremo di PCT, però purtroppo nel nostro ordinamento giuridico il problema che ha il Movimento Forense più volte sottolineato è l'eccessivo numero di portali telematici che oggi in Italia sono in funzione. Perché? Non esiste soltanto il portale civile telematico. Il portale civile telematico, noi sappiamo tutti, è propedeutico, serve per le cause civili. Noi abbiamo poi il portale telematico penale, non so
quanto stia funzionando. Io non faccio civile, non faccio penale, ma mi dicono che ancora va a rilento. Abbiamo il portale della giustizia amministrativa, abbiamo il portale telematico tributario, abbiamo troppi portali, abbiamo troppe piattaforme, abbiamo il SIAM, abbiamo troppe cose. Per questo motivo, troppe cose dal punto di vista telematico, dal punto di vista digitale, sì, è vero, il PNRR che ci permetterà a noi Sistema Giustizia Italia di avere fondi notevoli, ci impone, ci obbliga di modernizzare, velocizzare la giustizia italiana. Ma questo noi lo possiamo fare soltanto se riusciamo ad avere un quadro, ma un quadro sintetico, ad esempio attraverso anche il movimento forense con tutte le loro istanze, ed in particolare voglio citare la mozione che i colleghi del Nazionale del Movimento Forense magari vi spiegheranno anche meglio di come ve la posso illustrare io, la mozione 29 che è stata presentata al Congresso Nazionale Forense e che poi si è tramutata in disegno di legge il 14 di febbraio dall'onorevole Davis Dori, ha voluto, o meglio, vorrebbe comprimere e far diventare tutte queste piattaforme una sola piattaforma. Attraverso una sola piattaforma noi dobbiamo cercare di inserire tutti quanti quelli che sono gli atti civili, penali, amministrativi, tributari, di Cassazione e dal 30 giugno in poi anche quelli del giudice di pace, perché dal 30 di giugno di questo anno è stata prevista dalla riforma Cartabia anche il portale civile telematico davanti al giudice di pace. Questo personalmente sembra, al momento sembra azzardato nella tempistica, perché ci sono tante problematiche e tante criticità che dovranno essere affrontate, perché noi sappiamo bene che davanti al giudice di pace non possono iscrivere al ruolo cause soltanto gli avvocati, ma anche i privati cittadini attraverso le cosiddette OSA, cioè opposizione a sanzioni amministrative. Questo sarà un problema da risolvere, problemi e criticità che saranno da risolvere, che riguarderanno non soltanto e soprattutto il giudice di pace per le carenze nel personale amministrativo e nei magistrati attualmente in servizio, che sono 4 a fronte di una pianta organica di 8 magistrati, ma si conta e si pensa dalle statistiche che in Italia c'è una carenza di personale amministrativo del 45%, così come della magistratura ordinaria e togata. Allora, se noi vogliamo veramente velocizzare, vogliamo veramente rendere la giustizia italiana semplice e soprattutto meno costosa, perché ne abbiamo parlato venerdì scorso nella prima lezione nel corso civile. La giustizia civile italiana con la riforma Cartabia sembrerebbe essere diventata ancora più costosa, e questo non va bene, non va assolutamente bene, perché mette noi avvocati in difficoltà nei confronti dei clienti, perché i costi che la giustizia ha, che i costi che la giustizia porta con sé ricadono inevitabilmente sul cittadino. Addirittura i tecnici del Ministero, e questo noi come Movimento Forense Nazionale l'abbiamo immediatamente denunciato con il collega Alberto Vigani e il suo Dipartimento, il gratuito patrocinio, il requisito, invece di innalzarlo in seguito all'inflazione, l'hanno abbassato, portando fuori 2 milioni di italiani dalla giustizia della cosiddetto gratuito patrocinio, dell'ammissione al gratuito patrocinio. Quindi troppi problemi, troppe criticità che speriamo che in questi giorni, sarà difficile, in questi mesi si appieneranno, che il legislatore e il ministro Nordio intervenga subito, ma se vuole intervenire e deve intervenire lo dovrà fare soltanto attraverso un confronto
tra magistratura e avvocatura, e non soltanto mondo accademico, perché le commissioni ministeriali o interministeriali fatti soltanto da accademici non vanno bene. Ci vogliono gli addetti ai lavori, coloro che realmente tutti i giorni vanno in udienza a fare le cause, anche se le cause ormai con il telematico si sembrerebbe che stiano per diventare quasi tutte telematiche, quindi noi oggi non faremo più cause in presenza ma cause davanti ad un monitor, e vedremo se è meglio così o se era meglio quando invece le cause si facevano in presenza e forse si stava meglio. Ultimissima cosa che voglio ricordare è che in questi mesi noi faremo altri convegni, altri corsi che andranno a riguardare la materia non soltanto quella propriamente detta civilistica, ma anche quella sulla famiglia, sul condominio. Faremo corsi sul condominio con l'Ordine degli Architetti, e siamo già in trattativa con il presidente dell'Ordine degli Architetti di Crotone per organizzare un vero e proprio corso tra avvocatura e architettura in merito al superbonus, che è un altro problema. La stessa cosa faremo sulla famiglia, perché la famiglia presenta diverse criticità, e ne parlerà il nostro relatore Mario Sabatino. Per il resto auguro a tutti buon lavoro, saluto tutti i relatori e tutti i partecipanti a questo odierno convegno. Lascio la parola al mio carissimo amico Walter Parise. Grazie Presidente, e passiamo adesso nel merito della questione, che verrà affrontata, come dicevo già, nella efficacia della prova telematica nel diritto di famiglia. Ne parlerà il collega avvocato Mario Sabatino del Foro di Roma, presidente Ius Team. Buonasera a tutti, a nome di Ius Team Rete di Avvocati, che con grande piacere ospita nel proprio canale YouTube questo bellissimo evento formativo, che sicuramente atterrà altissima l'attenzione dei colleghi. Il mio intervento sarà una prosecuzione ideale del webinar che si è tenuto venerdì scorso, perché vi parlerò di alcuni aspetti della riforma Cartabia in merito al rito famiglia, e poi inserirò, così per collegarmi anche al tema dominante di questa giornata, alcuni aspetti relativi al valore probatorio dei documenti informatici che ormai oggi entrano quotidianamente nei processi di famiglia, ma non solo, anche negli altri tipi di processi, e anche un altro tema molto delicato, che è quello che riguarda la utilizzabilità nel processo della prova illecitamente acquisita. Allora, io ora mi accingo a condividere delle slide che ho preparato, nella speranza che siano visibili. Prego anche il moderatore di avvisarmi qualora io andassi un po' fuori, un po' lungo con i tempi, perché il numero di slide che ho preparato è molto alto. Quindi, collega Parise, per favore, fammi un cenno, se sto occupando troppo spazio, perché non vorrei sottrarre tempo agli altri colleghi che dovranno intervenire. Bene, allora, l'ambito di applicazione della riforma, che è entrata già in vigore in maniera repentina e inaspettata, mettendo in difficoltà tutti quanti noi operatori del diritto, non solo gli avvocati ma anche i magistrati. Ebbene, allora, la riforma per quanto riguarda il diritto di famiglia
si applica a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alla famiglia, attribuite la competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente. Sono esclusi quei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Questi ultimi, diciamo, campi, di, diciamo, questi ultimi temi, queste ultime materie sono notoriamente affidate alla sezione che si occupa delle persone. In alcuni tribunali, come il Tribunale di Roma, ad esempio, si è creata una sezione, diciamo, parallela alla prima sezione, che notoriamente si occupa di diritto di famiglia. Comunque abbiamo, diciamo, un'esclusione di questi procedimenti, con particolare riguardo alla dichiarazione di adottabilità, ai procedimenti di adozione di minori di età. Bisogna dire che nel 2025 entrerà a regime una più complessiva modifica normativa, che vedrà poi proprio, diciamo, un cambiamento proprio della geografia giudiziaria attraverso la creazione di giudici distrettuali e giudici che invece rimarranno circondariali, come il tribunale. Ebbene, la composizione del tribunale, primo elemento. La composizione del tribunale, notoriamente, nei casi di procedimenti di separazione e di divorzio, è una composizione collegiale. L'articolo 473 bis 1 dice che la trattazione può essere delegata ad uno dei componenti del collegio. Io immagino che quasi la totalità dei procedimenti di separazione e di divorzio, e anche di modifica, saranno gestiti quasi completamente dal giudice delegato, dal collegio, e che sarà collegiale soltanto la parte relativa alla decisione. Questo per ovvi motivi, chiaramente, se i magistrati non devono riunirsi in collegio per ogni singolo processo, possono gestire singolarmente un numero superiore di cause. Allora, il primo elemento importante è quello dell'introduzione nel codice della parte relativa all'ascolto del minore. In buona sostanza, nella riforma Cartabia sono state recepite tutti quei precedenti della Cassazione, tutte quelle buone pratiche, quei protocolli dei tribunali in ordine all'ascolto del minore. Cioè tutto ciò che rappresentava una specie di manuale operativo dell'ascolto del minore è stato introdotto all'interno della norma processuale attraverso questa novella al codice di procedura civile. Ebbene, scusate, nei procedimenti che coinvolgono il minore, l'ascolto deve essere condotto dal giudice, ovviamente, il quale può farsi assistere da esperti e da altri ausiliari. Deve svolgere in modo da garantire riservatezza e serenità del minore. Le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione. Deve essere videoregistrata o tenuta traccia con verbale dei comportamenti del minore. Il minore deve essere informato sui temi oggetti dell'ascolto. Non può avere luogo l'ascolto se è pregiudizievole per il minore, tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche dello stesso, o appare del tutto privo di utilità. Allora, qui torna comunque il chiaro ed evidente l'intento del legislatore di porre al centro, una volta ancora, l'elemento dell'interesse del minore, che è il fulcro dell'intera normativa del diritto di famiglia. L'ascolto del minore deve essere fatto in un ambiente protetto, e questo ascolto deve essere fatto possibilmente anche in aule appositamente realizzate. Nei tribunali, diciamo, più grandi, Tribunale di Roma, Tribunale di Milano, che io sappia, già esistono delle pratiche in tal senso.
ci sono purtroppo dei tribunali meno attrezzati, ma comunque deve essere fatto uno sforzo perché l'ingresso di un bambino di ultra dodicenne in un'aula di giustizia può essere anche fortemente traumatico. E lo scopo del legislatore e l'impegno sia di tutti quanti gli operatori, in primo luogo il giudice, ma anche gli avvocati che hanno un preciso obbligo deontologico in tal senso, è quello di tutelare il minore affinché non subisca danni e affinché tutto questo processo sia un processo che vada nella direzione della tutela del proprio interesse primario. Ebbene, sempre riguardo al tema della genitorialità e dei minori, ma non solo, la legge delega di riforma della giustizia civile prevede che in caso di figli minori al ricorso introduttivo del procedimento di separazione o divorzio debba essere allegato un piano genitoriale. In realtà questo piano genitoriale non è proprio una novità introdotta dalla riforma Cartabia, perché nelle prassi di alcuni fori, io penso per esempio al Tribunale di Civitavecchia, di cui parleremo successivamente, nelle prossime, diciamo in seguito, c'erano già delle indicazioni in ordine alla redazione di un piano genitoriale. Che cos'è questo piano genitoriale? Il piano genitoriale è un documento che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori relativamente alla scuola, percorso educativo, alle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, culturali, ricreative, alla frequentazione parentale e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute. In buona sostanza, dentro il piano genitoriale bisogna mettere il più possibile, mettere tutto ciò che riguarda la gestione della vita in senso ampio del minore, sulla quale i genitori devono possibilmente trovare dei punti di incontro. Nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui parleremo più diffusamente nelle successive slide, il giudice può formulare una proposta di piano genitoriale nella quale deve illustrare la complessiva situazione e poi nella proposta deve recepire gli aspetti in cui, sui punti sui quali i genitori sono d'accordo. In realtà questo non sempre accade, però se gli avvocati si impegnano possono presentarsi davanti al giudice con delle posizioni riguardo a la gestione di queste, diciamo, cose essenzialmente pratiche nella vita dei minori, con un accordo già, diciamo, non dico concluso, ma sperabilmente abbozzato. Ovviamente il testo del codice di procedura civile, articolo 473 bis 12, non può non aver recepito quanto previsto dalla legge delega. Il giudice farà la proposta di piano genitoriale tenendo conto dei piani, diciamo, delle indicazioni ricevute dai piani genitoriali allegati delle parti unitamente all'atto introduttivo, quindi al primo atto, sia l'atto introduttivo, il ricorso che la comparsa di costituzione. E se i genitori accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale, pensate a tutte le manovre ostruzionistiche nella gestione della vita quotidiana dei figli che possono essere messe in campo e con le quali purtroppo noi avvocati dobbiamo comunque confrontarci quotidianamente, ebbene, nell'ipotesi in cui non si rispettino queste condizioni previste nel piano genitoriale, tale comportamento è sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39. Vi invito a visitare il sito del Tribunale Civitavecchia perché nel sito sono proposti alcuni modelli di piano genitoriale.
Il Tribunale di Civitavecchia propone un piano generale di base, un piano generale altamente strutturato che entra veramente nei dettagli, a mio modesto avviso anche eccessivamente nei dettagli, e il piano genitoriale in caso di lunga distanza, che è una cosa estremamente interessante perché ci sono quei casi in cui uno dei due genitori per motivi di vita o di lavoro è costretto a trovarsi a vivere a distanza e quindi la frequentazione non può essere, diciamo, settimanale o quotidiana, o comunque, diciamo, è sicuramente più complicata. E può prevedere ad esempio anche delle modalità di frequentazione telematica attraverso gli strumenti che oggi per fortuna abbiamo a disposizione. E poi infine un piano genitoriale centrato sulla sicurezza dei minori nelle situazioni più critiche. È ovvio che questi modelli devono essere presi con, diciamo, con grano salis, cioè il modello è uno schema. Aspetterà a noi avvocati adattare il modello alla situazione concreta che abbiamo, tenendo presente che utilizzare, a mio avviso, dei piani genitoriali eccessivamente strutturati può rischiare di alimentare il conflitto in una fase in cui probabilmente il conflitto, soprattutto tra i genitori, è molto, ma molto elevato. Bene, entriamo nel vivo del processo di famiglia e qui faremo delle considerazioni. Allora, abbiamo detto che il procedimento di famiglia si introduce con ricorso. Entro 90 giorni dal deposito del ricorso, il giudice deve fissare la prima udienza. La costituzione del convenuto deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza. Poi, entro 20 giorni prima dell'udienza, l'attore può depositare memoria, modificare domande, proporre nuove prove e depositare documentazione a seguito della domanda del resistente. Poi, entro 10 giorni prima della data d'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni rilevabili d'ufficio che siano conseguenze della domanda. Va bene, diciamo, c'è una riproposizione dello schema delle memorie del 183, che anche nel caso del giudizio di famiglia sono state poste in una fase antecedente alla prima udienza davanti al giudice. È stata eliminata la cosiddetta udienza presidenziale. Allora io mi domando, da pratico del diritto, che qualche divorzio e qualche separazione, ma in questo caso parliamo soprattutto delle separazioni, l'ha fatto. Per quale motivo, se la logica era quella di ridurre il numero delle cause pendenti, è stata fatta questa operazione di spostare questo numero abnorme di memorie prima della partecipazione alla prima udienza davanti al giudice, quando noi sappiamo tutti che proprio in occasione della prima udienza, dell'udienza presidenziale, nella quale il giudice faceva il tentativo di conciliazione, prendeva i provvedimenti urgenti nell'interesse della prole e delle parti, c'era la possibilità di convertire dei procedimenti nati come contenziosi in procedimenti consensuali. Quante volte, io tantissime volte a dire il vero, ho convertito un procedimento nato come giudiziale in consensuale, modificando il verbale e sottoscrivendo davanti al giudice il verbale di separazione consensuale con le condizioni di separazione concordato dalle parti. In quei minuti, in quella mezz'ora, in quell'ora, molto spesso si riusciva a trovare una sintesi che nell'interlocuzione diretta degli avvocati non era possibile trovare. Si riusciva a trovare una sintesi anche perché spesso interveniva il giudice che, sentendo separatamente le parti, faceva focalizzare le parti su quello che è l'interesse di natura generale e cercando comunque di sfrondare il
la lite di famiglia di tutto ciò che invece non serve e che è lite pura, perché c'è il risentimento, perché c'è il tradimento, perché c'è la delusione per una, diciamo, fine non buona, non bella di una relazione sentimentale. Ebbene, sicuramente questo intervento, a mio avviso, è criticabile. In realtà il giudice può fare, come vedremo successivamente, il tentativo di conciliazione. Però quando avviene questo tentativo di conciliazione? Questo tentativo di conciliazione avviene dopo che le parti effettivamente se ne sono già menate di santa ragione con lo scambio di tutte le memorie. Quindi in questo caso probabilmente sarebbe stato meglio, a mio modestissimo avviso, conservare questa udienza presidenziale e lasciare le memorie dove esattamente dove si trovavano prima. In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il giudice adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e fissa entro i successivi 15 giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati. Questa è, diciamo, un provvedimento di natura eminentemente, evidentemente cautelare, che il giudice può prendere nell'ipotesi in cui esista un pericolo nel ritardo. Non è detto esplicitamente dalla norma, ma ovviamente oltre al pericolo nel ritardo ci dovrà anche essere il fumus boni iuris, e quindi si prenderanno questi provvedimenti diciamo urgenti. Provvedimenti urgenti che saranno immediatamente esecutivi, ma comunque il giudice dovrà fissare entro i successivi 15 giorni un'udienza dove vedrà le parti e eventualmente confermerà, modificherà o revocherà i provvedimenti adottati. Allora, questi provvedimenti urgenti si inseriscono nel contesto degli altri provvedimenti urgenti che il giudice potrà prendere in sede di prima udienza davanti a lui. Allora, già la dottrina si sta confrontando su alcuni aspetti relativi alla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti urgenti presi prima della prima udienza. E sicuramente i provvedimenti che presi alla prima udienza e anche i provvedimenti presi precedentemente sono reclamabili davanti alla Corte di Appello. Per quanto riguarda la ricorribilità in Cassazione, diciamo che la ricorribilità in Cassazione è possibile contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale. E qui stiamo parlando dell'articolo 473 bis numero 24, secondo comma, nonché quei provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento o della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Allora, l'ultimo comma di questo articolo dice esplicitamente che avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Ebbene, si potrebbe porre una questione di illegittimità costituzionale perché non esiste esplicitamente un'esplicita indicazione della ricorribilità nella stessa maniera dei provvedimenti emessi precedentemente alla prima udienza. Io francamente, da pratico, ritengo che debba essere valutata con grandissima attenzione da parte di noi avvocati l'opportunità di
impugnare questi provvedimenti, anche perché la norma dice in maniera abbastanza chiara ed eloquente che il giudice, la corte d'appello che si pronuncia sul reclamo poi provvede anche sulle spese. Allora, alla prima udienza le parti devono comparire. Sto andando troppo lungo, colleghi. Parise, puoi proseguire tranquillamente. Grazie. Bene. Allora, alla prima udienza le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese. Quindi partecipazione alla prima udienza, perché chiaramente il giudice può formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Su questo punto faccio presente, sottolineo il fatto che esiste, un'alternativa nell'ipotesi in cui ci siano dei fatti di violenza, perché a quel punto sarebbe ridondante, se non dannosa, l'ipotesi di procedere a un tentativo di conciliazione, quando è evidente che questo tentativo nell'ipotesi di violenza domestica non può avvenire, anzi può essere anche pericoloso per le parti il vedersi fisicamente nella stessa aula d'udienza o immediatamente prima di entrare nell'aula di udienza. Bene, allora, una cosa interessante è che il giudice, quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico, determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allora, questa è una cosa che qualche volta i giudici facevano, adesso invece è proprio fissato a chiare lettere. L'ordinanza ovviamente costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro procedimento. Questo è interessante: se si estingue il processo di separazione, i provvedimenti che sono stati emessi in corso di causa, sia quelli anteriori alla prima udienza che quelli presi durante nel corso della prima udienza, conservano la loro efficacia. Bene, sempre in prima udienza il giudice provvede sulle richieste istruttorie, e effettivamente le parti si sono già scambiate tutte le memorie e quindi hanno fatto le loro istanze istruttorie, e predispone il calendario del processo. Beh, sinceramente io sono 23 anni che faccio l'avvocato, forse un paio di qualche causa ce l'ho avuta, un paio di volte mi è successo che il giudice nel civile abbia predisposto il calendario del processo. Che poi questo calendario sia stato rispettato non è mai avvenuto. Fissando entro i 90 successivi 90 giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi. Vabbè, qui sono termini ovviamente non perentori, perché come ci diceva la giudice che è intervenuta venerdì scorso, i termini per i giudici non sono mai perentori. Ebbene, quando la causa è matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporali urgenti, nuovamente, e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte in un'udienza successiva. Si immagina che questa discussione orale nella stessa udienza non avverrà mai e ci sarà sempre, visto che comunque legittimamente le parti vorranno preparare bene la discussione, che quindi che questa discussione avvenga in un'udienza successiva, e quindi all'esito di questa udienza il giudice può trattenere la causa in decisione.
il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Ecco, questa è una cosa interessante. Questa è una cosa interessante perché comunque ha recepito diciamo, un orientamento di alcuni tribunali. A Roma qualche caso l'abbiamo avuto, e quindi è possibile nel corso di un procedimento di separazione che il tribunale emetta sentenza non definitiva sullo stato e che poi prosegua il processo per il resto. Questo, vedremo, produce anche degli effetti per quanto riguarda il tema della proponibilità contestuale della separazione e del divorzio nello stesso ricorso. Bene, del reclamo abbiamo parlato, pure questa, la decisione l'abbiamo detto. Ecco, il procedimento su domanda congiunta. Anche il procedimento su domanda congiunta si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui l'articolo 473 bis, diciamo, sono le indicazioni standard del ricorso. E diciamo, per quanto riguarda nell'ipotesi in cui vi siano dei figli, è prevista anche il deposito delle disponibilità e se ci siano delle richieste economiche da parte della, diciamo, in ordine al mantenimento dei figli, viene fatta una valutazione, diciamo una verifica nel caso di procedimento introdotto su domanda congiunta e delle disponibilità reddituali affinché, ecco, diciamo, quanto viene previsto nelle condizioni di separazione che sono, diciamo, concordate dalle parti che congiuntamente introducono il ricorso non siano, diciamo, penalizzanti per l'interesse del minore. Questa è una cosa interessante, quella che vedete evidenziata in rosso, ovvero nell'ipotesi in cui le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso dichiarando di non volersi riconciliare. Questa norma va a recepire la prassi che era stata introdotta durante il periodo emergenziale, che ci ha consentito, nell'ipotesi di separazione consensuale, di evitare di presenziare e partecipare all'udienza presidenziale, indicando la rinuncia quindi al tentativo di conciliazione. Ovviamente, nell'ipotesi in cui si svolgesse un'udienza, il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Ovviamente è importante tenere presente che la decisione comunque porterà a una sentenza, quindi anche nell'ipotesi delle separazioni consensuali avremo comunque all'esito del procedimento una sentenza. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui l'articolo 473 bis comma numero 12, terzo comma, lo abbiamo detto prima, nell'ipotesi in cui appunto il giudice dice che ritiene che le condizioni economiche stabilite dalle parti non siano soddisfacenti nell'interesse del minore. Allora, anche nel caso di modifica vediamo che comunque il procedimento è lo stesso. Noi abbiamo un rito unico con la riforma Cartabia che riguarda i procedimenti di separazione, di divorzio e anche di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Infine, adesso faccio un salto a piè pari e vado alla fine della mia relazione per concludere questa, diciamo, questa parte, per poi dopo riprenderla dopo aver, diciamo, ascoltato le relazioni dei colleghi. Allora, noi dobbiamo considerare tutti
gli avvocati familiaristi sanno benissimo che il giudice ha sempre un potere molto forte, ha sempre avuto un potere di intervento molto forte nella gestione dell'udienza del rito famiglia. Un potere, diciamo, molto simile a quello del giudice del lavoro. È il vero fulcro dell'udienza è il giudice. Ecco. E questo vale anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alle indagini patrimoniali. Con riferimento, infatti, qui parliamo dell'articolo 473 bis numero 2, con riferimento infatti alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche nei confronti di terzi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria. Questo non significa che prima non fosse possibile, però comunque era sicuramente, diciamo, un passaggio in più che l'avvocato della parte interessata doveva provocare. E quindi nella strategia difensiva oggi dell'avvocato, la reticenza nel deposito della documentazione economica dalla quale poi emerge la situazione patrimoniale del proprio assistito non rappresenta sicuramente una strategia difensiva vincente. Ovviamente può essere nominato un CTU, perché è ovvio che nelle situazioni soprattutto più complicate, immaginate imprenditori che abbiano magari beni in società, spesso anche all'estero, ricostruire per un magistrato diventa complicato, e spesso nelle situazioni più complesse venivano già prima nominati CTU. In questo caso, diciamo, nella norma viene proprio indicato esplicitamente la possibilità da parte del giudice di nominare un CTU. Infine, una cosa interessante: noi sappiamo che la Cartabia ha modificato, ahimè, pesantemente il 492 bis, mettendo nel panico più totale gli ufficiali giudiziari di tutti i distretti delle corti d'appello della nostra penisola. Ebbene, è possibile utilizzare la ricerca dei beni ai sensi dell'articolo 492 bis, anche quindi la disposizione in materia di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, anche nei procedimenti in materia di famiglia. L'autorizzazione in questo caso spetta al giudice del procedimento, quindi non c'è l'autorizzazione del tribunale, che come sappiamo è stata modificata attraverso la modifica del 492 bis, ma c'è un'autorizzazione espressa da parte del giudice delegato del collegio in ordine all'acquisizione della documentazione relativa patrimoniale dei coniugi. Io direi che potrei fermarmi qui per poi eventualmente riprendere successivamente. Vi ringrazio dell'attenzione. Bene, grazie al collega Mario Sabatino, e adesso passiamo al collega Marco Appetiti del Movimento Forense Avezzano. Siamo? Buonasera a tutti. Marco, non sentiamo. Come? Non si sente, forse c'è il microfono. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì, adesso sì. Perfetto, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi fa molto molto piacere poter essere qui tra i relatori. Abbiamo visto, sia studiando il codice che poi in questi giorni con i vari convegni che si stanno tenendo, che la riforma Cartabia
ha colpito in modo complessivo tutta quanta quella che è l'impostazione del nostro processo. Oltre però ad alcune tematiche che sono macroscopiche, come questa appena trattata sul diritto della, della famiglia, c'è una serie di modifiche un pochettino più piccoline e più nascoste, che però sono fondamentali per riuscire a gestire e per riuscire a, a non vedersi proprio rigettate le domande che andremo a proporre. In particolare sono state toccate numerose norme sia del codice di rito che delle relative disposizioni attuative, e quindi vorrei fare una carrellata abbastanza veloce di tutta una serie di norme, magari un pochettino nascoste, che sono state riformate appunto dalla riforma Cartabia, sono tutte quante già in vigore e sono estremamente importanti per i motivi che adesso andremo a vedere. Cerco di mandare le slide. Ok, credo che si vedano. Allora, con la riforma Cartabia, come abbiamo anticipato, è stata toccata la forma degli atti, l'obbligo del deposito telematico, le modalità di direzione dell'udienza, la formula esecutiva, le attestazioni di conformità, le spese di giustizia e le notifiche a mezzo PEC, di cui però non tratterò io perché ci sarà poi il prossimo relatore. In merito alla forma degli atti, vediamo dall'articolo 121 del codice di rito un'introduzione molto molto importante e molto particolare, cioè libertà delle forme, chiarezza e sinteticità degli atti. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. È stata cristallizzata la necessità di scrivere gli atti, appunto, non solo in modo chiaro, quindi organizzarli e strutturarli correttamente, ma anche in modo sintetico. Dal codice di rito ci colleghiamo alle disposizioni attuative per capire che significa. L'articolo 46 delle disposizioni attuative ci dice che il Ministero della Giustizia definisce gli schemi informatici degli atti giudiziari. Che significa? Gli schemi informatici, diciamo che a noi interessano relativamente poco, perché sono poi degli schemi che andranno ad utilizzare le software house. Quello che invece ci interessa è che sono, sempre con provvedimento del Ministero della Giustizia, che ancora non è stato pubblicato, quindi per il momento siamo in attesa, però verranno stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Questi limiti saranno limiti quantitativi, cioè qui si parla del numero delle pagine, delle modalità di formattazione del, del testo, quindi, che ne so, dal carattere, l'interlinea, il numero di battute e quant'altro. E ci rendiamo conto che chiaramente l'impatto è notevole, perché dovremmo riabituarci a scrivere secondo quelle che poi saranno i prossimi schemi ministeriali. Tra l'altro ci viene lasciato un input, cioè nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione, delle indicazioni formali del, dell'atto, tra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto. Quindi stiamo attenti, perché i prossimi atti andranno scritti in questo modo, cioè oltre all'intestazione, il numero di ruolo, il magistrato, l'indicazione delle parti, chiaramente sarà necessario inserire anche una breve sintesi e un indice. Stiamo attenti, perché l'articolo 46 è vero che ci dice che il mancato rispetto non comporta una invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese, che già non è poco, perché significa che un giudice che va a valutare un nostro scritto come
non in linea con quelli che sono e che saranno gli schemi ministeriali, anche in caso di vittoria potrebbe andare a rivedere la nostra liquidazione delle spese. Però dobbiamo stare attenti non solo a questo aspetto, manca un altro, cioè la chiarezza e la specificità è prevista a pena di inammissibilità in tutta una serie di norme, in particolare l'articolo 163 che è relativa alla citazione, 167 comparsa di risposta, 342 la forma dell'appello, 366 contenuto del ricorso. Quindi la chiarezza, la sinteticità, la modalità di scrittura specifica, contestualizzata e indicizzata vale non solo per ai fini delle spese di lite, ma viene riportata anche tra i requisiti degli atti che debbono averli a pena di inammissibilità. Sul punto già c'è stata una decisione della Corte di Cassazione che ha ritenuto inammissibile un ricorso perché era mastodontico come mole di pagine proprio, e la Corte di Cassazione l'ha ritenuto ai limiti dell'incomprensibile perché non era strutturato in modo chiaro, i motivi non erano esposti ed organizzati in modo chiaro e l'esposizione in fatto ed in diritto non era sintetica. Quindi stiamoci attenti perché queste norme diventano centrali proprio per la redazione degli atti. Sempre con la riforma Cartabia è finita ogni possibilità di doppio binario, nel senso che ogni deposito dovrà essere telematico. Qui lo troviamo nelle disposizioni di attuazione del codice. Articolo 196 quater, che appunto stabilisce che il deposito telematico diventa l'unica modalità possibile di trasmissione degli atti in tutte le procedure civili. Il quinquies, 196 quinquies, prevede che l'atto del processo deve essere redatto in formato elettronico dal magistrato, dal personale degli uffici giudiziari e degli UNEP e che deve essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico. Stiamo attenti perché questo obbligo generalizzato di deposito telematico fa venir meno la possibilità dell'esibizione del documento in udienza. Quindi anche quando ci troviamo in fase di citazione testimoniale, noi siamo abituati molto spesso a portarci la cartolina in udienza per dire al giudice sì, l'ho citato e vediamo se compare. Questa cosa qui non la potremmo fare più, dovremmo anticiparci e depositare telematicamente anche le notifiche delle intimazioni ai testi. L'articolo 196 sexies parla del perfezionamento del deposito. Qui abbiamo una formulazione che è molto interessante perché che ci dice che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ed è tempestivamente seguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Che significa? In soldoni significa che il deposito si ha per avvenuto e per perfezionato se la seconda PEC, l'avvenuta consegna, ci arriva prima della mezzanotte. Perché non si parla di seconda PEC, ma si parla in modo più generico di conferma del completamento della trasmissione? Perché, come ha anticipato il collega Rocca proprio nel suo intervento iniziale, è in corso una discussione innanzitutto politica ma anche burocratica sulla possibilità di riportare i depositi telematici tutti quanti all'interno di uno stesso sistema. Se il sistema di riferimento dovesse, chiedo scusa, è andato avanti, se il sistema di riferimento dovesse essere quello che attualmente esiste per il processo tributario, a quel punto ci sarebbe un upload e non un deposito a mezzo PEC. E allora 196 sexies, con la sua formulazione molto ampia,
fa sì che sia già pronto sia se continuiamo a depositare a mezzo PEC, ma anche se dovesse cambiare le modalità di deposito degli atti, magari come già accade nel processo tributario con un upload su un portale. Abbiamo anticipato l'aspetto relativo alla direzione d'udienza. Già si è parlato prima delle note di trattazione scritta nel processo di famiglia. Stiamo attenti perché l'articolo 127 del codice di procedura civile è andato a di fatto a cristallizzare le modalità di partecipazione e di tenuta dell'udienza da remoto. Quindi il nuovo 127 prevede che il giudice può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o che venga sostituita dal deposito di note scritte. L'udienza a distanza da remoto può essere disposta dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e degli ausiliari del giudice. Quindi il giudice dovrà far notificare con comunicazione di cancelleria alle parti almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata che la stessa verrà trattata in videoconferenza. Chiaramente ogni parte entro 5 giorni dalla comunicazione può chiedere che l'udienza si svolga in presenza e il giudice provvede a decidere nei 5 giorni successivi. Con il provvedimento con cui il giudice deciderà come trattare l'udienza, prestiamo attenzione perché si apre una possibilità molto interessante, cioè il giudice potrà decidere se continuare la strada già percorsa, cioè trattare l'udienza in videoconferenza, oppure revocare il provvedimento e trattare l'udienza in presenza, o anche trattarla in presenza per chi ne faccia espressa richiesta e da remoto mediante appunto videoconferenza da chi invece questa richiesta non la fa. Quindi si apre la strada alla possibilità dell'udienza a trattazione mista tra presenza e collegamento da remoto. Per quanto riguarda invece l'udienza cartolare, sull'articolo 127 ter si sono create tutta una serie di leggende metropolitane perché è stato interpretato in malo modo, perché sembrava una riproposizione di quella che era lo scambio di note di trattazione scritta che avveniva già in fase emergenziale nel periodo Covid. Invece parliamo di una cosa totalmente diversa e cerchiamo di capirla bene, magari una volta per tutte. Cioè l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, anche in questo caso se non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi possono essere le parti congiuntamente a chiedere che l'udienza possa essere trattata in via cartolare, quindi se io e un collega, entrambi fuori foro, abbiamo un'udienza in un tribunale molto distante e tutto sommato è compatibile con lo scambio di note scritte, possiamo accordarci per fare questa richiesta. Il giudice, quindi, con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note. Anche in questo caso ciascuna parte può opporsi entro 5 giorni dalla comunicazione e il giudice provvede nei 5 giorni successivi. Che significa questo passaggio? Che l'udienza fisica che si teneva prima nel periodo Covid e che prevedeva la sostituzione della presenza degli avvocati con lo scambio di note, adesso invece non ci sarà proprio più,
Tant'è vero che molte cancellerie, correttamente, quando vanno ad aggiornare il fascicolo telematico, cancellano la data di udienza e indicano che sarà trattata ai sensi dell'articolo 127 ter. Perché questo? Perché a noi la data di udienza non ci interessa più. La data d'udienza non c'è più un'udienza, c'è una non udienza. Ci sarà uno scambio di memorie. Questo scambio di memorie non deve avvenire tot giorni prima dell'udienza o entro la data d'udienza, perché quello non significa più nulla, perché l'udienza non c'è. Lo scambio di memorie deve avvenire in un termine non inferiore a 15 giorni da quando il giudice fa comunicare dalla cancelleria ai difensori costituiti che l'udienza non si terrà e verrà sostituita con lo scambio di note scritte. Tant'è vero che la data di scadenza data per il deposito delle note diviene virtualmente data di udienza e da quel momento decorrono i 30 giorni che ha il giudice per pronunciarsi sulle richieste delle parti. Se nessuna delle parti deposita nel termine le proprie note, si ha un 309, quindi il giudice può decidere se fissare una nuova udienza in presenza o nuovamente ai sensi dell'articolo 127 ter. Anche in questo caso, se nessuno compare o nessuno deposita le note, si avrà l'estinzione del processo, chiaramente. Un aspetto molto interessante troviamo è l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 101 del codice di rito, cioè il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. È stato cristallizzato il principio del contraddittorio. Inoltre viene cristallizzato un altro aspetto molto importante, perché il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegna alle parti a pena di nullità, mi raccomando, ricordiamoci a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 dalla comunicazione per depositare in cancelleria delle memorie contenenti osservazioni sulla questione che il giudice vuole rilevare d'ufficio ai fini della decisione della sentenza. Altro aspetto interessante è la modifica dell'articolo 475, la conseguenziale abrogazione dell'articolo 476, e quindi qui parliamo della formula esecutiva. È già in vigore chiaramente anche questa norma, per cui le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, per valere come titolo per l'esecuzione forzata ai sensi del 474, per la parte a favore della quale il provvedimento è pronunciata, deve essere rilasciato in forma, in copia attestata conforme all'originale. Che significa? Che noi sappiamo che la sentenza immediatamente esecutiva non avrà bisogno di ulteriori richieste di apposizione di formula esecutiva, cioè noi andremo ad estrarla da Polisweb, ne attesteremo la conformità ai sensi delle norme di legge e dell'articolo 475 e l'andremo a rilasciare a favore della nostra parte. Sarà quello il nuovo titolo esecutivo utilizzabile per le esecuzioni. Chiaramente, quando un provvedimento non è immediatamente esecutivo, immaginiamo il decreto ingiuntivo che viene emesso senza clausola di provvisoria esecutività,
In quel caso, decorso il termine dei 40 giorni per l'opposizione, dovremmo richiedere la certificazione della cancelleria della mancata opposizione, quindi di fatto l'esecutorietà, e da lì noi potremmo estrarre la copia conforme ai sensi del 475 e sempre da lì la cancelleria manderà a registro il provvedimento che a quel punto sarà esecutivo. Per quanto riguarda le attestazioni di conformità, non ci sono state modifiche particolarmente rilevanti. Una cosa interessante è che da norme extracodicistiche adesso sono rientrate nel codice, nelle disposizioni di attuazione. Quindi dall'articolo 196 octies, che specifica che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti del giudice, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Quindi togliamoci di testa tutte quante le speculazioni su coccardine e quant'altro, perché ciò che noi scarichiamo dal fascicolo informatico nel momento in cui ne abbiamo attestato la conformità è copia conforme all'originale, punto e basta. Inoltre viene chiarito che, l'attestazione di conformità non è legata solo al fascicolo informatico, ma anche alla trasmissione delle comunicazioni di cancelleria. Questa norma è molto interessante, soprattutto in questa fase, prima che entrerà in vigore il processo civile telematico dinanzi al giudice di pace. È molto interessante perché noi oggi possiamo depositare il ricorso davanti al giudice di pace e magari se la cancelleria, quando ci notifica il provvedimento di fissazione udienza, nella sua PEC ci inserisce pure il nostro ricorso, noi non abbiamo nemmeno bisogno di andare a richiedere le copie, perché possiamo andare ad attestare la conformità della PEC che ci ha mandato la cancelleria del giudice di pace e andando poi a notificare a controparte il ricorso e la fissazione d'udienza. Gli articoli 196 novies, deces e undeces riportano le attestazioni di conformità, ma qui abbiamo detto che non è cambiato nulla rispetto al passato. Sappiamo che possono essere effettuate a margine in calcio su foglio separato e possiamo attestare la conformità degli atti e documenti trasmessi a mezzo PEC dalla cancelleria, estratti dal fascicolo telematico, le copie trasmesse telematicamente all'UNEP, per quando diciamo che anche l'UNEP sarà organizzato per le notifiche telematiche e le richieste di esecuzione telematiche. Già in vigore sono le norme relative al pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia, quindi sappiamo che per le iscrizioni a ruolo e le richieste copie i pagamenti vanno fatti per il tramite di PagoPA e la ricevuta va poi caricata sul fascicolo informatico o trasmessa alla cancelleria nel caso di richieste copie al giudice di pace prima dell'entrata in vigore del processo civile telematico dinanzi al giudice di pace. Quello che entrerà in vigore il 30 giugno 2023 ed è secondo me molto complesso è che questo obbligo di pagamento telematico andrà esteso anche ai pagamenti all'UNEP, quindi anche in fase di richiesta di notifiche dovremmo pagare mediante PagoPA e siamo tutti quanti in attesa di scoprire come questo aspetto verrà gestito, perché molto spesso sappiamo che negli UNEP molto spesso non c'è nemmeno un POS, quindi figuriamoci poi la gestione del pagamento mediante strumenti telematici. A questo punto
il mio intervento può giungere a conclusione. Vi ringrazio e lascio la parola ai colleghi che seguiranno. Grazie a tutti. Bene, grazie alla collega Mario Sabatino. Diamo la parola adesso al collega Gianmaria Vito Livio Bonanno del Movimento Forense Roma. Eccoci, buon pomeriggio, grazie al Movimento Forense di Crotone, al Consiglio dell'Ordine di Crotone e all'amico Salvatore Rocca. Procedo speditamente per una panoramica sulle notificazioni civili, così come modificate dalla riforma Cartabia. Ora, di fatto, dopo aver affrontato e studiato tutte le modifiche, abbiamo riassunto in tre schemi le modifiche fondamentali e lo scenario attuale delle notifiche. Perché dico attuale? Perché c'è un problema, abbiamo un problema. La riforma interviene con tanti buoni propositi e lo fa anche e soprattutto in materia di notificazioni civili, se non che resta una riforma per lo più inapplicata o inapplicabile. Perché? Perché tutte le previsioni positive, ossia quelle di semplificare di fatto la vita al mittente della notifica, sono ad oggi ancora tutte sulla carta. Quindi, cosa fa la riforma Cartabia? Di fatto, nelle intenzioni, e lo fa con l'introduzione e la modifica di norme, cerca di rendere più semplici le notifiche a mezzo PEC, dopo averle rese obbligatorie. Se non che l'operatività resta ancora, la piena operatività resta ancora un sogno. Quindi ci troviamo con un obbligo senza poter però utilizzare le soluzioni che il legislatore della riforma ha previsto nel caso in cui sorgano determinati problemi in caso di mancata possibilità di notificare. Altro aspetto importante, anche qui ad oggi sulla carta, lo diceva prima il collega Marco Appetiti, è l'implementazione e l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC anche per gli ufficiali giudiziari. Sappiamo quanto è importante, quanto è fondamentale, se non che il problema è che gli ufficiali giudiziari, molti uffici unici, non sono dotati di casella PEC. Questo implica l'impossibilità quindi di dar seguito all'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC e quindi di dover procedere alla notifica cartacea. Faccio gli esempi per cui ovviamente ci troviamo di fronte all'esito positivo delle notifiche a mezzo PEC del difensore, quindi nella fase pre-esecutiva, e nel momento in cui il difensore si reca poi dall'ufficiale giudiziario per eseguire un pignoramento, l'ufficiale giudiziario procede con una notifica cartacea, per esempio una società che non ha la casella di posta elettronica certificata, e di fatto rende difficoltosa l'esecuzione. Ora, quali sono i problemi operativi al di là di quelli che sono i cambiamenti? Poi lo vedremo. In realtà, dal punto di vista pratico, questi tre schemi che vi mostrerò alla fine, prima vediamo un attimo la panoramica delle modifiche e poi chiuderemo con questi tre schemi. Di fatto ad oggi, dal punto di vista pratico, non cambia molto. Cambierà probabilmente domani, quando le agevolazioni previste per i casi di impossibilità o esito negativo delle notifiche verranno di fatto implementati. Allora, la riforma introduce l'obbligo generalizzato di notifica per il difensore a mezzo posta elettronica certificata nei confronti di tutti quei soggetti obbligati ad avere un domicilio digitale,
ricavabile dai pubblici elenchi, così come normativamente previsti, nonché l'obbligo di notifica a mezzo PEC nei confronti di quei soggetti che non hanno l'obbligo di avere un domicilio digitale, ma che hanno eletto un domicilio digitale. Quindi, di fatto, lì dove abbiamo un soggetto destinatario che non è obbligato ad avere il domicilio digitale, ossia un professionista, un'impresa o una pubblica amministrazione, al di là di questi soggetti che hanno l'obbligo, gli altri soggetti, quindi la persona fisica e gli altri enti di diritto privato che non soggetti all'obbligo, potrebbero aver eletto domicilio digitale. In tutti questi casi, quindi, il difensore, per poter procedere a una notificazione, dovrà prima effettuare una verifica, quindi verificare che la persona fisica o l'ente o il soggetto non obbligato ad avere domicilio digitale non abbia eletto domicilio. Lo dovrà fare attraverso la consultazione del pubblico elenco INAD. E qui arriviamo al primo problema. Il pubblico elenco INAD ad oggi non è ancora accessibile. Quindi, di fatto, la verifica richiesta dalla legge 53 del 94, così come modificata, non è possibile effettuarla. Quindi, ad oggi, sebbene vi sia un obbligo di notifica nei confronti dei soggetti che hanno eletto il domicilio, non è possibile effettuare e eseguire questa verifica. Quindi, ad oggi, le persone fisiche, i soggetti non tenuti ad avere un domicilio digitale per legge, nei confronti di questi soggetti si dovrà procedere nei modi ordinari e tradizionali, ossia la notifica a mezzo del servizio postale o a mezzo ufficiale giudiziario. Altro problema pratico dell'attuazione della riforma è che la riforma ha poi richiamato i concetti, le definizioni di impossibilità della notifica o esito negativo della notifica, sono due concetti distinti, per causa imputabile al destinatario o non imputabile al destinatario, così come definita dall'articolo 359 del codice della crisi di impresa, che ad oggi però non è stata ancora, le cui definizioni oggi non sono state ancora codificate. Quindi attenzione, quando leggeremo nell'articolo 3 ter della legge 53 del 94 i casi di impossibilità della notifica o esito negativo della notifica per causa imputabile al destinatario, oggi non abbiamo la definizione positiva e codificata di cause imputabili, perché rimando all'articolo 359, che a sua volta rimanda a un'altra fonte secondaria la definizione di quelle che sono le cause imputabili o non imputabili al destinatario, quindi le previsioni positive dei messaggi di esito negativo, per esempio, di una notifica. Quindi ad oggi, di fatto, la parte della riforma che prevede nei confronti dei professionisti e delle imprese, in caso di esito negativo della notifica o impossibilità della notifica per causa imputabile agli stessi destinatari, prevede un'alternativa che è comodissima, quella che noi stiamo chiamando il cosiddetto 140 telematico, per così dire, dopo lo vedremo. Ad oggi, di fatto, non è possibile perché non sono state codificate le cause imputabili o meno. Poi, se vogliamo richiamare la giurisprudenza che si è creata fino ad oggi sulla addebitabilità o meno della responsabilità della mancata notifica, attenzione, perché io vi dico, oggi sono espressamente richiamate ed espressamente
è previsto che debbano essere codificate. Quindi non possiamo rimetterci alla nostra interpretazione e benché meno a quella del giudice. Le cause devono essere codificate. Nel momento in cui verranno codificate, potremo sapere quando una notifica ha avuto esito negativo per colpa del destinatario oppure è stata impossibile per colpa del destinatario con le conseguenze del caso, oppure no. Non siamo chiamati oggi a svolgere un ruolo di interpretazione su questo punto. Altro aspetto pratico di inapplicabilità è quello che vi ho detto poco fa sul cosiddetto 140 telematico, ossia nel caso in cui professionisti e imprese, per cause a loro imputabili, non sia possibile notificare, procedere alla notifica, è prevista per il soggetto notificante la possibilità, anzi l'obbligo, di dover eseguire la notifica mediante deposito dell'atto di cui si è tentata la notifica, che è stata impossibile o ha avuto esito negativo, attraverso il deposito di un'area web riservata, prevista anche questa articolo 359 del codice della crisi di impresa, attraverso la quale 10 giorni dopo l'attestazione dell'avvenuto deposito in quest'area web, la notifica si intenderà perfezionata. Quindi di fatto il difensore tenterà la notifica a mezzo PEC, se la notifica risulterà impossibile o avrà esito negativo, il difensore dovrà con la propria dichiarazione non depositare questo atto, l'atto di cui si è tentata la notifica, all'interno di quest'area web, che ad oggi è un mistero, quindi oggi non esiste, non c'è, non è accessibile, quindi di fatto non è possibile procedere con questo tipo di deposito. Lo sarà domani, non lo è oggi. Qua abbiamo un primo problema. C'è qualche interprete che giustamente si fa venire un dubbio sull'intera applicabilità dell'obbligatorietà prevista dalla riforma in assenza di tutti questi elementi, ossia è vero che il legislatore ha previsto l'obbligo, ma se l'obbligo rende inattuabile quell'obbligatorietà, di fatto l'obbligo viene meno. Questa è una delle interpretazioni. Ovviamente ad oggi non abbiamo riscontri su questo, per cui noi, dando sempre rilevanza a quella che è l'interpretazione prudenziale, ovviamente per evitare i problemi, tentiamo sempre la notifica a mezzo PEC. Quindi di fatto, per sintetizzare, Gian Maria, te la posso fare una domanda? Certo. Allora, praticamente, se tu hai visto, adesso Libero sta predisponendo già da un bel po' le cosiddette PEC per i privati. Quindi un privato senza partita IVA può anche aprirsi un account con PEC e Libero. A quel punto il soggetto privato che non è professionista, che non è impresa, che non è pubblica amministrazione, ha una PEC. Questa PEC noi, addetti ai lavori, come la individuiamo? Esiste un motore di ricerca o gli dobbiamo fare sempre la formula all'UNEP che non abbiamo trovato la PEC? Cosa poi non vera, perché esatto, la persona ce l'ha, andremo esatto a fare una dichiarazione poco veritiera. Tu esattamente. Allora, che succede? Ovviamente tanti provider adesso stanno fornendo ovviamente la PEC ai privati, fintanto che il pubblico elenco INAD, che è quello destinato a raccogliere le PEC delle persone fisiche e degli altri soggetti non aventi obbligo di domicilio digitale, fin tanto che questo registro non sarà accessibile, la notifica nei confronti di questi soggetti dovrà essere eseguita
con modalità ordinarie, ossia a mezzo ufficiale giudiziario e a mezzo posta. Problema Gianmaria. Sì. E metti che io, che avevo la PEC, sono un privato, ce l'ho magari con Libero, la mia controparte non è riuscita a trovarla perché non c'è il motore di ricerca. Io mi costituisco con il mio avvocato e dimostro di avere una PEC. Che cosa, che tipo di eccezione, come verrà valutata questa eccezione secondo te dal giudice? È semplicemente che il mittente, non potendo verificare attraverso un pubblico elenco l'esistenza del destinatario in quel pubblico elenco, e il mittente ha correttamente eseguito la notifica. Attenzione, il pubblico elenco serve per il soggetto mittente a ricondurre esattamente ad un soggetto un domicilio digitale. Senza pubblico elenco oggi non è possibile immediatamente ricondurre un domicilio digitale ad un destinatario, perché dovremmo, per esempio, faccio un esempio, dovremmo chiedere a il fornitore di servizi di posta elettronica certificata l'anagrafica di un determinato soggetto. Il pubblico elenco serve per sopperire a questa fase di indagine, perché a quel soggetto identificato, quindi con quel codice fiscale, con quegli estremi anagrafici, corrisponde un domicilio digitale. Il pubblico elenco serve a quello, fin tanto che le persone fisiche non avranno la pubblicità del proprio domicilio digitale nel pubblico elenco, non potrà procedersi alla notifica a mezzo PEC, benché abbiano un indirizzo di posta elettronica certificata. È fatta male la norma, Gianmaria, perché prima di obbligarci, esatto, a notificare a mezzo PEC, tu legislatore ci dovevi mettere nelle condizioni di individuarle tutte le PEC dei soggetti professionisti, imprese, pubblica amministrazione e private, e poi a quel punto ci mettevi a noi l'obbligo di notificare a mezzo PEC, non che ci fai autocertificare a noi avvocati che il privato non ce l'ha la PEC, cosa che noi non sappiamo se ce l'ha o meno. Assolutamente. È una pratica scorretta, perché io posso attestare nella dichiarazione richiamata e prevista dall'articolo 137, unicamente attestare di non aver potuto verificare se il soggetto destinatario abbia o meno un domicilio digitale, ma non che non abbia un domicilio digitale. Sono due cose differenti. Quindi l'impossibilità di verificare e l'aver verificato. Quindi la riforma prevede l'obbligo generalizzato di notifica a mezzo PEC per tutti i soggetti obbligati ad avere il domicilio digitale, per tutti i soggetti che invece hanno eletto domicilio, comunque deve essere fatta la verifica. Quindi prima verifico attraverso l'accesso a questo pubblico elenco e in caso di esito negativo, quindi non trovo il mio destinatario nel pubblico elenco INAD, allora potrò procedere alla notifica ordinaria. Diversamente, se il soggetto persona fisica avrà eletto domicilio, allora a quel punto avrò l'obbligo di notificare a mezzo PEC. Tutto questo quando il pubblico elenco INAD sarà fruibile. Gianmaria, io ti volevo fare i complimenti anche per una tua nota. Passo su un altro argomento prima che lo dimentico. Ti voglio fare i complimenti per una tua nota del 21 aprile del 2023, una tua nota a firma del tuo dipartimento e della presidente Elisa Demma, in merito al ricorso e al decreto depositati al giudice di pace con rito semplificato.
giustamente voi avete detto una cosa più che saggia, tant'è vero che noi subito, io e Teresa Paladini, l'abbiamo mandata al nostro COA, cioè imporgli alle cancellerie dei giudici di pace di trasmettere agli avvocati che depositano i ricorsi e conseguentemente i giudici che allegano i decreti, a noi sulle nostre PEC ricorso e decreto, di modo tale che noi da quella PEC prendiamo gli atti, li autentichiamo e li portiamo direttamente o all'UNEP se sono da notificare a mano perché non c'è la PEC, oppure li notifichiamo a mezzo PEC se c'è, attraverso le autenticazioni e tutto ciò che ne deriva. Questa è una grande soluzione, sia in termini di costi, perché non paghiamo i diritti di cancelleria, ma soprattutto in termini di risparmio dal punto di vista delle risorse della cancelleria, perché la cancelleria tra qualche giorno, quando entrerà a pieno regime questa riforma, si ritroverà inabissata di ricorsi di colleghi che vanno a chiedere, che vanno a domandare, e dove è il ricorso, e dove è il decreto, e ci fate la copia, e quando dobbiamo venire a prenderla, e quando dobbiamo pagare, e dobbiamo pagare con il PagoPA, e dobbiamo pagare la commissione del PagoPA. Questa è una proposta, come dire, veramente interessante, intelligente ed operativa, e per questo ti volevo fare i complimenti. Perdonami per il per averti interrotto. No, vai, figurati. Devi parlare, Walter. Vai Gian Maria. Sentiamo. Sì, vai. Vado io? Sì, prego Gian Maria. Proseguo. Allora, velocemente vado a mostrarvi le slide per arrivare poi di fatto a questi tre schemi che sono il riassunto di tutto quello che vi diremo. Intanto i pubblici elenchi, che hanno la funzione che abbiamo detto poc'anzi. I pubblici elenchi, come vedete, per i professionisti e le imprese sono l'INIPEC, c'è ovviamente anche, abbiamo messo il richiamo normativo per l'individuazione e l'istituzione, e poi abbiamo il registro generale degli indirizzi elettronici, il REGINDE, e il registro delle imprese, ripeto, tutti e tre con le previsioni legislative che appunto li hanno previsti. Pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, abbiamo due pubblici elenchi. Attenzione, sebbene siano girate varie interpretazioni, noi vi diciamo che secondo la lettera della norma, per le notifiche in materia civile, legge prevede ancora una gradazione nei confronti della pubblica amministrazione, ossia la verifica prima che il destinatario pubblica amministrazione abbia il domicilio digitale nel registro PPAA, che è il registro delle pubbliche amministrazioni, quello accessibile attraverso il PST.giustizia, e in subordine, qualora la pubblica amministrazione non abbia il domicilio digitale censito nel registro PPAA, il mittente potrà utilizzare il domicilio digitale presente invece nel indice IPA, quindi nell'indice della pubblica amministrazione, quello liberamente consultabile. Quindi, come è stato per il regime emergenziale in cui è stato resuscitato l'IPA in via subordinata, resta di fatto così. Quindi pubblica amministrazione verifica prima registro PPA e poi, nel caso di assenza del domicilio in questo elenco, si potrà passare all'indice IPA. I soggetti non obbligati, e quindi persone fisiche, tutti gli altri enti di diritto privato non obbligati ad avere il domicilio digitale, potranno eleggere domicilio nel pubblico elenco INAD previsto articolo 6 quater del codice dell'amministrazione digitale.
Questi sono, vado avanti perché abbiamo poco tempo, sono le norme, le disposizioni legislative che prevedono questi elenchi. Una notazione sull'articolo 366 CPC con il venir meno del domicilio fisico, e questo perché? Perché di fatto la riforma Cartabia e la notifica a mezzo PEC è il domicilio digitale che ormai a tutti gli effetti e in tutti i casi è quello che vale. Quindi per quanto riguarda l'elezione di domicilio del ricorso in Cassazione, come vedete sono state stralciate le norme che prevedevano addirittura la notifica in cancelleria, valendo il domicilio digitale. Attenzione all'articolo 136 del codice di procedura civile, perché prevede ancora l'obbligatorietà di indicare il numero di fax, ok? Questo, sebbene non lo usi più nessuno, ancora non è stato stralciato. E allora, per quanto riguarda l'articolo 137, le modifiche apportate dalla riforma Cartabia, si è ovviamente intervenuti sull'articolo 137 e poi sulla legge 53 del 94. L'articolo 137, come vedete, modifica al comma 2 l'altro soggetto che è obbligato alle notifiche per come previste dalla legge, quindi aggiunge l'avvocato all'ufficiale giudiziario, e vado avanti perché? Perché l'articolo 137 si conclude con l'avvocato che esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. L'unico riferimento ad oggi è la legge 53 del 94, quindi l'articolo 137 ha questa previsione, al punto che in via residuale viene normata e modificato l'articolo 137, viene normata la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Residuale perché? Perché abbiamo detto che per il difensore vi è l'obbligo di notifica a mezzo PEC, pertanto l'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario diventa residuale rispetto alla previsione generale. Quindi l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario della dichiarazione dato atto nella relazione di notificazione. Quindi l'articolo 137 prevede che nel caso in cui al difensore sia impossibile per un motivo o per un altro, quindi per cause non imputabili al destinatario o non è stata possibile, il difensore potrà rivolgersi all'ufficiale giudiziario. Attenzione, deve dichiarare questa circostanza. Questa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 137, perché molti colleghi si chiedono, bene, ma se io procedo anziché a mezzo ufficiale giudiziario, ma procedo nei casi in cui non sia possibile la notifica a mezzo PEC o abbia avuto esito negativo, vedremo la casistica tra pochissimo, e se utilizzo il servizio di posta, la notifica a mezzo posta, ai sensi della legge 53 del 94, questa dichiarazione la devo o non la devo fare? Allora, a rigor di legge, l'articolo 137 prescrive la dichiarazione solo nel caso in cui il difensore proceda attraverso l'ufficiale giudiziario. Quindi se procediamo a mezzo del servizio postale non è prescritta la dichiarazione. Io per consiglio vi dico, poiché comunque stiamo procedendo con una modalità, nel caso in cui utilizzassimo il servizio postale, stiamo procedendo con una modalità che non è quella generale e obbligatoria, rendere nella relata comunque una dichiarazione in cui si dà atto di aver tentato o che non è possibile la notifica a mezzo PEC, secondo me può essere inserita nella nostra relata di notifica a mezzo posta.
Ripeto, non è obbligo, perché l'obbligo è previsto, l'obbligo di questa dichiarazione è prevista solo per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Il consiglio che vi do, così, un consiglio di interpretazione generale, è: se utilizziamo un servizio postale, diamo atto comunque della circostanza dell'impossibilità o dell'esito negativo della notifica anche a mezzo posta, quindi quando utilizziamo il servizio postale. Questo anche per rendere il contenuto di questa dichiarazione protetto dalla fede pubblica. Ricordiamoci che il difensore, con la relata di notifica, quindi dà tutta una serie di attestazioni di come si è svolto il procedimento notificatorio, diamo atto con una dichiarazione avente fede pubblica di aver tentato la notifica a mezzo PEC, che non è stata possibile o che ha avuto esito negativo. Quindi, anziché renderla all'ufficiale giudiziario per farci fare la notifica, la possiamo, ripeto, non è un obbligo, inserire anche nell'attestazione nella relata di notifica. L'articolo 147 è stato modificato intervenendo sui tempi delle notifiche, di fatto codifica la decisione della Corte Costituzionale, per cui c'è la scissione temporale dei termini per il soggetto mittente e il destinatario. Il mittente può notificare, essendo considerato nei termini, fino alle 23:59:59 del giorno in cui sta notificando. Tuttavia, al destinatario, per il destinatario, se la notifica è eseguita dalle 21 alle 7 del giorno dopo, quindi dalle 21 a mezzanotte, per il destinatario la notifica e i termini relativi all'atto che gli è stato notificato decorreranno dalle 7 del giorno dopo. Quindi il mittente potrà notificare fino alle 23:59:59, considerandosi in termini entro quel giorno. Tuttavia, dopo le 21, al destinatario, per il destinatario, si considererà notificata dalle 7 del giorno dopo. Quindi è stato codificato quel principio sancito dalla Corte Costituzionale. Articolo 149 bis è la previsione dell'obbligatorietà nei confronti dell'ufficiale giudiziario. E poi arriviamo alla legge 51 e alla legge 53 del 94, con alcune piccole modifiche all'articolo 3 bis. Ricordiamoci che le modalità della notifica sono invariate, restano invariate, quindi si notifica allo stesso modo. Il regime dell'attestazione di conformità, come ci ha illustrato Marco Appetiti prima, è rimasto invariato. Quindi le attestazioni e le modalità della notifica sono identiche. Quello che cambia, ripeto, è quello che vi ho detto all'inizio, né più e né meno. Questo riguarda le previsioni dello Stato. E qui, sempre l'articolo 3 bis, è modificato il richiamo normativo alla disposizione che prevede l'attestazione di conformità, quindi non è più il decreto legge 179/2012 con i suoi articoli 16 decies e un decies, ma abbiamo il richiamo alle nuove disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile. L'articolo 3 ter è quello che è un po' complicato da interpretare. Ripeto, abbiamo fatto degli schemi che poi prevedono le casistiche. Una cosa importante che non vi ho detto prima è che, attenzione, sgombriamo il campo da un equivoco. La notifica a mezzo PEC può avere esito positivo o esito negativo. Ossia, tutte le volte ha esito positivo solo ed esclusivamente quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. In questo caso la notifica ha avuto esito positivo. In tutti gli altri casi, al di là di quale sia la causa, la notifica non si è perfezionata. Ok? E non essendosi perfezionata, si dovrà procedere in altri modi. Ad oggi l'unico modo possibile è quello ordinario della notifica a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale.
Domani, quando sarà implementata anche l'area web, in determinati casi potremo procedere in quest'altra modalità. Però in ogni caso la ricevuta di mancata consegna sta a significare che la notifica a mezzo PEC non si è perfezionata. Questo non possiamo sopperire a questa deficienza. Ok, ricevuta di mancata consegna equivale al mancato perfezionamento della notifica. Non ci sono automatismi, quindi non si può pensare che se il messaggio negativo, di esito negativo, riporta una dicitura che noi, secondo la nostra esperienza, facciamo ricondurre a una causa imputabile al destinatario, riteniamo che si sia perfezionata. Non è più così. È valso per alcune ipotesi, sempre di origine e derivazione giurisprudenziale, quindi, però ovviamente non condivisa né tantomeno pacifica, quindi io vi invito a non seguire questi orientamenti giurisprudenziali che sono pericolosi. Oggi ancora di più, quando la normativa è chiara, codifica e ha in mente in teoria di codificare le cause imputabili o meno, e sancisce definitivamente il fatto che l'unica notifica perfezionata è quella con la ricevuta di avvenuta consegna. Tutti gli altri casi si ha un esito negativo. Poi dovremo capire l'esito negativo, sempre quando verranno codificate le cause, se sia riconducibile o meno al destinatario. Ok? L'articolo 3-ter non fa altro che prevedere e sancire l'obbligatorietà di cui vi ho parlato prima e quello che succede nel caso in cui il soggetto, per causa imputabile o causa non imputabile, non sia possibile notificargli l'atto. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti extragiudiziali a mezzo posta elettronica certificata quando il destinatario ha è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale, quindi pubblica amministrazione, professionisti soggetti all'iscrizione a un albo e imprese, B, ha eletto domicilio digitale, quindi le ipotesi di elezione facoltative di domicilio. L'elezione facoltativa, una volta che viene però effettuata l'elezione di domicilio e quando sarà accessibile il pubblico, il relativo pubblico elenco, a quel punto il difensore dovrà notificare. Se, come ad oggi, è impossibile l'accesso a quel pubblico elenco, non resta che la notifica con le modalità ordinarie. Comma 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando, per causa imputabile al destinatario, la notificazione a mezzo PEC non è possibile o non ha esito positivo, attenzione alla casistica, perché un conto è non è possibile, un conto non ha esito positivo. Perché? Perché nei fatti cambia poco, però il richiamo normativo è diverso anche in base ai soggetti destinatari. Vedremo che per le persone fisiche vengono previsti all'articolo 3-ter entrambi i casi, per la pubblica amministrazione non vengono previsti entrambi i casi, quindi per uno dei due casi bisogna tornare al 137 CPC. Questo lo dico semplicemente per avere sempre chiari i riferimenti normativi a cui attingere in caso di contestazioni o problemi col giudice. Quindi in caso di impossibilità di notifica a mezzo PEC oppure per causa imputabile al destinatario non ha esito positivo, se il destinatario è un'impresa o un professionista, quindi il caso, ripeto, dei soggetti obbligati, professionisti e imprese, l'avvocato eseguirà la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata previsto dall'articolo 359 del codice della crisi di impresa, di cui al decreto legislativo, eccetera, eccetera. E la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Se invece il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato, quindi i soggetti di cui all'INAD,
non tenuto all'iscrizione, eccetera, eccetera, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. Arriviamo al comma 3, quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile, qui è causa non imputabile. Prima era il comma 2, sono cause imputabili. Qui è quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1, quando non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie. Di fatto dobbiamo semplicemente sintetizzare l'articolo 3 ter e vedere quindi la casistica su come procedere o come non procedere. L'area web riservata, e richiamo l'articolo 359, ve lo faccio vedere che cos'è il 359, che è quello che prevede. L'area web riservata è quell'articolo 46,7, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico e via dicendo. Definisce in particolare la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario, le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata, le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari e via dicendo. Quindi il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata, quindi la ricevuta. Ok? Questa è l'area web riservata. Come vedete è l'articolo 359 che si preoccuperà, come vi ho letto alla lettera A del comma 2, la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario, per coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 ter della legge 53 del 94. Ma ad oggi noi questa codifica non l'abbiamo, quindi di fatto tutte le cause imputabili o non imputabili ad oggi dal difensore devono essere trattate allo stesso modo. Quindi che sia imputabile o no ad oggi e fin tanto che non verranno positivamente previste le cause imputabili o non imputabili, dovranno essere trattate allo stesso modo. Chiudo. Carico, scusate, gli schemi che non li ho caricati prima, perché così li vediamo al volo e posso chiudere l'intervento. Sto caricando gli ultimi tre schemi, ovviamente questi poi li renderemo fruibili. Eccolo qua, non so se li vedete. Sì. Ok, questo è il primo, abbiamo fatto proprio lo schema di quello che succede. Che è la cosa più semplice, no? Abbiamo il caso dei professionisti e le imprese. Chi sono i soggetti, con anche il richiamo normativo, lo vedete in alto, l'obbligo di notifica a mezzo PEC, la norma che lo prevede, poi quali sono i pubblici elenchi di riferimento per questi soggetti, quindi INIPEC, regime del registro delle imprese, e poi abbiamo i casi della notifica. Il primo caso, se ha esito positivo la generazione di ricevuta avvenuta consegna, la notifica si intende perfezionata, dopodiché abbiamo l'esito negativo, ricevuta di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, notifica non possibile per causa imputabile al destinatario. Faccio un esempio di quello che mi immagino sarà una delle cause imputabili. Sarà il soggetto non ha il domicilio digitale, pur avendo l'obbligo. Non è possibile per causa imputabile, ripeto, questo sono io che lo dico, aspettiamo che domani vengano codificati, però è il tipico esempio è questo. Poi abbiamo l'esito negativo per causa non imputabile al destinatario e l'impossibilità della notifica per causa non imputabile. Questi ultimi due casi l'articolo 3 ter della legge 53 del 94 ci consente immediatamente la notifica con modalità ordinarie.
Diversamente, come vedete, tutti questi quattro casi la notifica non è perfezionata. Due, le cause non imputabili al destinatario ci obbligano a ricorrere alle modalità ordinarie, quindi mezzo posta e ufficiale giudiziario. Le cause imputabili prevedono il deposito attraverso l'inserimento nell'area web, ok? Che però, io ho aggiunto le ultime due caselline, ad oggi, non essendoci l'area web riservata, rendono di fatto una causa non imputabile al destinatario, perché non possiamo procedere al perfezionamento della notifica perché manca l'area web, quindi non possiamo che ricorrere alla modalità ordinaria, ok? Soggetto persone fisiche, anche qui le persone fisiche che volontariamente hanno eletto domicilio. Abbiamo un obbligo di verifica, se ovviamente tutto questo quando sarà accessibile, lo ridico e ribadisco, l'INAD. Se l'obbligo di verifica, effettuata la verifica, il destinatario non risulta iscritto, non risulta avere effettuato l'elezione di domicilio, possiamo procedere con la notifica o modalità ordinaria, lo vediamo sulla sinistra. Sulla destra invece troviamo il susseguirsi di quello che succede se la persona fisica ha eletto domicilio. Vi è, per l'articolo 3, ter, legge 5394, l'obbligo quindi di notifica. Cosa succede? Anche qui la casistica. Se abbiamo l'esito positivo, quindi la generazione ricevuta e avvenuta consegna, la notifica si intende perfezionata. Perfetto. Poi abbiamo i quattro casi di impossibilità per causa imputabile o non imputabile o esito negativo per causa imputabile o non imputabile. Qui è l'articolo 3 ter che prescrive la modalità ordinaria di notifica a prescindere dall'imputabilità o meno della causa dell'impossibilità o dell'esito negativo. Se la persona fisica di fatto non ha funzionante la casella PEC o per qualsiasi altro motivo, pur avendo elettivamente stabilito il proprio domicilio digitale, in caso di esito negativo o impossibilità, comunque dovremo ricorrere alla modalità ordinaria, ok? Per previsione dell'articolo 3 ter. L'ultimo caso è quello della pubblica amministrazione che ha il domicilio digitale obbligatorio. Tuttavia, anche qui il pubblico elenco e i pubblici elenchi sono quei due che vi ho indicato prima. Anche qui a sinistra l'esito positivo nulla questio, quindi ricevuta di avvenuta consegna, la notifica si intenderà perfezionata. Poi abbiamo i quattro casi. Qui il risultato è lo stesso, ma cambia il richiamo normativo, perché il legislatore richiama con l'articolo 3 ter un caso espressamente, ma non richiama l'altro. L'esito negativo, l'impossibilità per causa imputabile, non viene proprio normato dall'articolo 3 ter della legge 5394. Quindi di fatto dobbiamo ricorrere all'articolo 137, quindi le modalità ordinarie. Mentre per le persone fisiche che hanno eletto domicilio, l'articolo 3 ter normava anche queste due ipotesi, per cause imputabili ed espressamente prevedeva la notifica ordinaria, per la pubblica amministrazione il legislatore della riforma non ha previsto nulla per le cause imputabili, il che vuol dire che se non siamo nella possibilità di poter notificare a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, utilizzando le norme dell'articolo 137, dobbiamo necessariamente notificare con modalità ordinarie. Gli altri due casi invece li prevede l'articolo 3 ter, ossia, perché lo prevede in via generale, tutte le volte che si ha un esito negativo della notifica
o non sia possibile la notifica per causa non imputabile al destinatario, dovrò notificare utilizzando le modalità ordinarie, ufficiale giudiziario e servizio postale. Di fatto questi tre schemi sono l'attuale operatività della riforma. È evidente che questo, con l'introduzione dell'INAD e con l'introduzione dell'area web, con la definizione delle cause imputabili o non imputabili, tutto questo avrà un senso diverso rispetto a quello che ha oggi. Quello che ha oggi è la rappresentazione pratica di quello che possiamo fare, quindi è uno schema pratico. Cambierà nel momento in cui avremo tutti questi ulteriori elementi che oggi non sono attuati. Ok, io spero di avervi dato velocemente un quadro delle modifiche, quantomeno completo, anche se con queste notifiche digitali all'inizio sembrava tutto molto più semplice, poi sta diventando sempre più complesso, perché più roba ci mettono dentro e più la situazione diventa complicata. Ma comunque, a prescindere da tutto questo, io c'ho soltanto delle notizie di servizio principalmente che vi devo comunicare in merito alla nostra associazione del Movimento Forense. Da come avete ben potuto capire, Gianmaria Bonanno è il responsabile della giustizia telematica, foro telematico. Lui quotidianamente, quasi quotidianamente oserei dire, sulla sua pagina Facebook pubblica dei comunicati in merito alle criticità e in merito a quelli che sono tutti i problemi che riguardano la giustizia telematica. Quindi tutti coloro che hanno un profilo Facebook, io vi consiglio di seguire a Gianmaria Bonanno, perché lui vi darà sempre delle notizie interessanti e mirate. Per tutti coloro che invece non hanno la possibilità di avere Facebook per motivi vari, io invito i colleghi che ci stanno ascoltando, molti sono di Crotone, molti mi conoscono, li invito a visitare il nuovo sito del Movimento Forense. Movimentoforense.it è un sito fatto veramente bene, è un sito fatto a sezioni, dove ci sono tutte le sezioni d'Italia, delle province d'Italia che noi abbiamo e che sono qua e che sono nella totalità operativa, realizzano e organizzano convegni per provincia e non soltanto, perché come la Presidente Demma alla scorsa lezione ci diceva, è nata un'idea partita anche da me, quella cioè di raggruppare tutti questi che sono i convegni sulla Cartabia, visto che la Cartabia ha rivoluzionato il mondo della giustizia italiana, dal civile al tributario all'amministrativo al penale. Abbiamo fatto quindi sintesi, hanno fatto sintesi, perché la mia era soltanto un'idea che è stata ben accolta non solo dalla Presidente Demma, ma da tutti i 21 capi dipartimenti tematici della nostra associazione, e sono stati realizzati tutta una serie di convegni che sono partiti già ad aprile e che io nelle varie chat del Movimento Forense, chat WhatsApp del Movimento Forense, vi ho già pubblicizzato. Sono patrocinati dal Consiglio Nazionale Forense, abbracceranno tutta la riforma Cartabia. Quindi io vi invito, se avete voglia, e la dovete avere, purtroppo la dovete avere, se volete fare questa nostra professione oggi, perché la professione dell'avvocatura oggi
è stata stravolta, è stata stravolta non prima dai clienti, oggi invece da questa riforma che ci richiama di nuovo sui libri a studiare. Prima però avevamo 20 anni, oggi ne abbiamo qualcuno in più. Quindi io vi invito a visitare questo nostro sito. Poi volevo spendere altre due parole in merito sempre ad alcuni eventi, tra cui l'evento del Dipartimento Tributario della carissima amica Lupo, che è riuscita a realizzare un corso di preparazione per giudice tributario insieme alla Giuffrè, che troverete sempre all'interno del nostro sito del movimentoforense.it. A questo punto io, siccome siamo andati un po' velocemente perché c'erano tanti colleghi che avevano fretta, vorrei salutare e ringraziare in maniera particolare l'Università Niccolò Cusano di Crotone, il Cavaliere Leonardo Maria Rocca, non soltanto per la sua presenza, per la sua simpaticissima presenza, ma soprattutto per il suo pregio e per tutto ciò che ci sta mettendo a disposizione e che ci metterà a disposizione, perché a Crotone il Cavaliere a breve aprirà una sede universitaria in presenza di oltre 1000 metri quadrati, con una sala polifunzionale di 300 posti, dove noi là a quel punto potremmo realizzare convegni misti con in presenza e in webinar. Voglio altresì ringraziare, ma non soltanto per questo evento, per questo corso, ma per tutti i corsi, per tutti quegli eventi che ormai da 2-3 anni IUS Team ci sta aiutando, il presidente Mario Sabatino, il vicepresidente Edoardo Ferragina. Grazie a loro che siamo riusciti a realizzare con una facilità così estrema e con un servizio che loro ci hanno dato per puro spirito di volontariato e per puro spirito nell'amore dell'avvocatura, di trasmettere quello che noi nel nostro piccolo e nei confronti e grazie anzi ai relatori, ai tanti relatori sparsi per l'Italia, alle tante risorse che noi abbiamo come relatori nel Movimento Forense Nazionale, che li abbiamo potuti portare a Crotone seppur in video e a dare il loro punto di vista. Io per questo vi ringrazio in maniera calorosa, l'Università Niccolò Cusano, IUS Team, l'Istituto Europeo degli Studi, sempre del Cavaliere Leonardo Maria Rocca. Naturalmente dobbiamo recuperare l'ultima lezione di diritto penale in presenza con il nostro caro amico Romualdo Truncè, ci siamo sentiti l'altro ieri. Faremo anche questa ultima lezione di diritto penale sulla riforma Cartabia, dopodiché questo convegno sarà concluso, ma non è concluso, questo convegno sarà concluso nelle linee e negli aspetti assolutamente generali, perché vi ho anticipato che ci sono e sono stati presentati nel POF, nel piano ordinario di formazione dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, diversi altri eventi che prenderanno come spunti altri settori, come il corso sulla famiglia, dove ci saranno relatori di grande pregio, il corso sul diritto condominiale e stiamo cercando di approcciare anche altri aspetti della materia che ha riguardato la riforma Cartabia. Ripasso la parola all'ottimo moderatore, il mio grandissimo amico Walter Parise. Grazie, vorrei concludere apportando anche io un piccolo approccio a questa analisi fatta sulla prova digitale e
ritengo che sia importante porre in rilievo che la prova digitale assume una valenza particolare nel processo civile. E ciò avviene perché? Perché con questa legge Cartabia, ma già esisteva precedentemente con il decreto legislativo 82-2005 e successive modifiche, che ha introdotto il cosiddetto codice dell'amministrazione digitale, si poneva il problema fondamentale della efficacia della prova digitale. In cosa consiste la prova digitale? La prova digitale consiste nel dare rilevanza alle email, e la prova digitale è una prova complessa perché si pone come prova semplice quando è un'email semplice e prova complessa quando è sorretta dalla firma digitale. Bene, riguardo alle due ipotesi si pone il problema della loro efficacia. C'è stato un orientamento che limitava l'efficacia della prova solamente a quelle tassativamente indicate nel codice, per cui se noi andavamo a leggere il codice civile, in particolare l'articolo 2702, ci fermavamo solamente alla prova scritta, la quale aveva solamente efficacia questa prova scritta, per cui non era possibile ampliare il discorso delle prove digitali. Come si è arrivato a questo? Si è arrivato a questo tramite l'acquisizione di una serie di direttive della Comunità Europea in seguito all'applicazione del decreto legislativo 82-2005. E arrivo subito alla conclusione, perché è importante un discorso. Mentre la prova digitale non ha una valenza codicistica, lo assume con la legge specifica. E questo vuoto non lo riempie nemmeno la legge Cartabia. Per cui ecco che siamo dovuti ricorrere a questo decreto legislativo. Ma vi è una fondamentale innovazione circa l'efficacia di questa prova. Mentre non si pone nessun problema per quanto riguarda le PEC e le email, che sono sorrette dalla firma digitale, in virtù della quale diventano atti veri e propri, con efficacia probatoria sino a querela di parte, il problema si pone per quanto riguarda le fonoregistrazioni, le registrazioni su videocassetta, per quanto riguarda i WhatsApp. E allora qui il discorso è stato affrontato nella stessa maniera dell'efficacia che viene attribuita alla scrittura privata. Infatti, la scrittura privata ha valenza fino a quando la controparte o la parte che lo ha sottoscritta non disconosce la propria firma apposta su tale scrittura privata. E allora, però, qui vi è una totale distinzione di procedimento, perché mentre per quanto riguarda la scrittura privata, a seguito del disconoscimento dell'oppositore della firma, si ha un processo di verifica e quindi in quella sede il giudice non ne terrà conto,
Per quanto riguarda la prova digitale, l'email, il messaggio WhatsApp, le foto, registrazioni, in questo caso il giudice, anche se vi è la possibilità da parte di colui il quale l'ha emesso, dell'autore, il giudice potrà tenerne conto e diventerà anche prova, perché lo potrà valutare anche come elemento sussidiario. Bene, era questo che volevo evidenziare. Vi ringrazio. Allora, io ti volevo solo, tu sei un eminente civilista, ti considero uno dei, come dire, uno, non soltanto uno dei miei migliori amici, ma anche uno di quelle persone più acute dal punto di vista giuridico. Io mi viene un problema così, mentre che tu parlavi mi veniva un dubbio. Il dubbio è questo: l'udienza telematica scritta. L'udienza telematica scritta a me non piace. Non piace perché è un qualcosa di apatico, cioè la discussione nella causa civile, o naturalmente parlo di civile perché non faccio penale, la discussione nella causa civile io la vedo come una discussione orale, perché le parti devono interloquire, magari assolutamente nel ruolo delle parti, nel rispetto delle parti, senza alzare la voce perché non serve, ma in maniera pacata, ognuna delle due o delle più parti espongono le loro tesi orali al giudice. Il giudice magari in quell'occasione, in quel momento, secondo me, avrà un'attenzione maggiore rispetto ad un atto telematico scritto che gli arriva sul suo portale, che magari si stamperà, se lo vedrà a video, li confronterà, magari avrà il massimo dell'attenzione, ma certamente non potrà chiedere magari a Walter Parisi o a Salvatore Rocca, ma lei nello scrivere quella sentenza, nell'indicare quella sentenza, nel citare quella situazione, cosa vuole dire? Cosa ci vuole dire? Cosa ci vuole raccontare? Diventa un qualcosa di meramente materiale. Ecco perché a me l'udienza telematica scritta non piace. Non piace perché tu gli scrivi quello che pensi e il giudice lo deve interpretare come lo vede scritto. Non ha possibilità di interloquire. Oi Walter, non ha possibilità di interloquire né con Walter né con Salvatore Rocca. E alla fine che cosa si risparmia? Non si risparmia niente in tempo di tempistica, perché semplicemente si andava là, si faceva l'udienza, magari nelle piccole realtà come Crotone, se c'era un tribunale un po' più grande, organizzato in un certo modo, si potevano fare delle udienze in delle aule vere e proprie piuttosto che nelle stanze, e lì posso capire, perché fare un'udienza in una stanza del giudice e poi interloquire e discutere una causa, allora Walter mi può dire: Salvatore, è meglio a sto punto il telematico scritto, così il giudice chiuso nella sua stanza si va a vedere i diversi scritti che sono stati depositati, punto. Ma se siamo in un'aula dove ci sono più colleghi, dove abbiamo la libertà, perché stiamo comunque parlando di diritti di cittadini che Walter rappresenta, che io rappresento, e che hanno il diritto e il dovere di essere rappresentati senza l'articolo 24 della Costituzione, no? E a maggior ragione noi non dobbiamo crearci una giustizia digitale, veloce, sbrigativa, che non vede l'ora di finire,
soltanto perché l'Europa e alcuni paesi differenti da noi per cultura giuridica. In Germania io so che i procedimenti sono rapidi, ma sono rapidi perché loro utilizzano più l'ADR che il contenzioso. Noi l'ADR quasi non lo utilizziamo, cioè, hai capito? La mediazione, tutto ciò che sta intorno alla giustizia, che io definisco purtroppo giustizia a pagamento, ma perché purtroppo così è diventata. Vabbè, ci sarebbe una discussione che porterebbe via ancora i colleghi che sicuramente mi stanno linciando portando avanti questa discussione all'infinito. Vai Walter. Allora volevo concludere solo una cosa, rivolgendomi ai colleghi giovani. Purtroppo il governo, il Parlamento vogliono degli avvocati muti. Ormai la professione dell'avvocato si deve fare col telematico. Praticamente noi non dobbiamo parlare più. Ma dimenticano loro, signori, che la professione dell'avvocato, la nobile professione dell'avvocato, che io ho sempre incarnato e che vedo in voi, che siete veramente portatori di una cultura enorme a livello di giustizia, a livello di qualunque cosa, è fatta di affetti, di sorrisi, di strette di mano. Questi signori dimenticano tutto questo e non solo, vogliono soltanto che l'avvocato ormai sia ridotto a un operatore informatico. Poi Walter, mi ripeto ancora una volta, purtroppo queste riforme, queste norme non vengono fatte da addetti ai lavori. Gli avvocati in queste commissioni, da come li vedo scritte queste leggi, per quello che ne pensano i nostri onorevoli, i nostri rappresentanti alla Camera dei Deputati e del Senato, è evidente che non c'è nessuno in grado in quelle commissioni di capire e di interpretare una legge per come deve essere fatta e per come deve essere migliorata. E io l'altro giorno all'altra sezione, venerdì scorso, ho preso in considerazione, così come a Mesoraca insieme a te, no? Il giudizio davanti al giudice di pace. E il rito del lavoro nel 2006 è stato già sperimentato ed è stato un fallimento, perché non snelliva niente, aggravava la posizione, ma non solo dell'avvocato, anche del cliente, perché aumentava i costi che ricadevano inevitabilmente sul cliente. E poi, naturalmente, no, ma noi, prima ancora di fare una norma, prima ancora di predisporre un istituto, ce lo vogliamo immaginare come simulato questo istituto? Lo vogliamo simulare un processo con questa riforma? Simuliamo un processo davanti al giudice di pace, simuliamolo con il rito del lavoro, vecchio rito del lavoro, lo simuliamo, andiamo, depositiamo questo fantomatico ricorso, gli mettiamo tutto quello che riguarda la nostra istruttoria, diciamo alla controparte tutto quello che noi vogliamo fare, tutto quello che... E già non siamo più ad armi pari, oye Walter, già non siamo più ad armi pari, perché il ricorrente, che non è più attore, deve dire nel dettaglio, perché questo dice la norma della riforma Cattabia, deve dire il ricorrente nel dettaglio quali sono le norme di diritto che vuole richiamare in maniera sintetica, precisa e chiara, deve dire tutto ciò che vuole ammesso come mezzo di prova e lo deve scrivere, nome, cognome, codice fiscale e residenza del testimone, CTU, cosa deve fare il CTU, eccetera eccetera. Dopodiché deposita, paga i contributi, o naturalmente nel ricorso c'è l'obbligo che tu hai esplicato la negoziazione assistita, sei obbligata ad esplicare la negoziazione assistita, oppure la mediazione se l'hai esplicata.
entrambi inutili nella maggior parte dei casi. E io ti parlo di infortunistica stradale, perché il giudice di pace attualmente, per quanto riguarda il settore civile, copre il 70% dell'infortunistica stradale, soprattutto oggi che la competenza è aumentata da 20 a 25 mila euro, da 5 a 10 mila euro per la responsabilità civile da insidie stradali o da responsabilità civile in generale. Va benissimo, depositiamo, paghiamo, contributi, marche da bollo, andiamo a prendere sto benedetto decreto, se ce lo daranno con la PEC, bene, risparmiamo i diritti di cancelleria, se no ritorniamo là, ce lo prendiamo, lo andiamo a notificare, facciamo i cani segugi per vedere se ci hanno la PEC o se non ce l'hanno, gli facciamo la dichiarazione in autocertificazione che la persona non ha la PEC e quindi gliela notifichiamo, arriviamo alla prima udienza. 10 giorni prima il convenuto, dopo che si è letto tutto quello che noi vogliamo fare, il resistente, chiamiamolo resistente, va a vedere tutto quello che noi abbiamo scritto. Naturalmente si adegua a quello che noi gli chiediamo in punto di diritto, in fase istruttoria, eccetera, eccetera, e cerca già di capire cosa facciamo, chiamati in giudizio del terzo, integrazione del contraddittorio, chiamata in garanzia, dopodiché metti che non gli interessano queste domande, non si costituisce entro i 10 giorni, si costituisce alla udienza di comparizione. Va benissimo. È un ricorso vero e proprio. Io ad alcuni giudici di pace di Crotone gli ho chiesto, è un ricorso, noi vi abbiamo dato i mezzi istruttori nel ricorso, ve li abbiamo scritti, vi abbiamo dato tutto, vi abbiamo messo i capitoli di prova, vi abbiamo dato la narrativa del fatto, io che faccio? Mi porto i testimoni alla prima udienza di comparizione? Mi è stato detto no, perché la controparte potrebbe fare eccezione e dire è vero, non c'è più il 324 quarto comma dove noi avevamo la possibilità di rinviare e formulare le richieste istruttorie. Gli dico io, allora che facciamo? E vediamo, casomai la controparte chiederà giustificato motivo per rispondere ancora una volta al nostro scritto facendo una memoria di 20 giorni e replicando per altri 10 giorni. Ma questo a che cosa ci porterà? Ad allungare notevolmente i termini, per non parlare poi della decisione che questo giudice dovrà prendere. Ma queste sono tutte cose che soltanto vivendo vedremo. Quante di queste norme verranno applicate e quante di queste norme verranno manifestate come questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, come avvenne per la mediazione, quando tu ti ricordi, e tu te lo ricordi bene, che noi eravamo costretti per gli incidenti stradali ad andare a pagare 50-60 euro per tentare la mediazione, le compagnie, il sinistro era contestato, non c'era nessuna possibilità, non si costituiva, esito negativo, si pagava il mediatore 50-60 euro, si depositava la memoria con esito negativo e si andava avanti con la causa. Questi sono tutti balzelli inutili. Sono balzelli inutili perché io vi faccio l'esempio Italia-Germania. Non siamo popoli uguali, magari la Germania, non lo so, ma magari la Germania è meno litigiosa di noi, magari la Germania ha problematiche diverse dalle nostre, ma noi purtroppo siamo abituati al contenzioso. Noi dovevamo semplicemente snellire, abbreviare, diminuire il contenzioso, incentivando ad esempio la conciliazione in corso di causa. Cos'è che si è fatto?
si è modificato l'articolo, e tu lo avrai letto sicuramente, Walter, si è modificato l'articolo 96 del codice di procedura civile. Sai che vuol dire? Che l'hanno modificato in un modo tale che se tu minimamente proponi un'azione con lite temeraria, non è più facoltà del giudice, ma è obbligo del giudice, è obbligo del giudice sanzionarti con un'ammenda a carico dell'erario. È opinabile, ma scusate un secondo, chi è che dice che la causa è temeraria? Lo dice il giudice? Lo dice la controparte? Per me non è temeraria, e io vi dimostro che non è temeraria. Naturalmente la Cassazione, nelle sezioni diverse, che si riunisce, dà pareri diversi, ognuno di noi prenderemo le diverse sentenze che più ci aggarbano. E che facciamo? Dimostrare la controparte e il giudice dimostreranno che la nostra causa era temeraria e pertanto noi, o meglio, il nostro cliente verrà condannato ad una causa temeraria. E a quel punto l'avvocato che deve fare? A quel punto l'avvocato deve fare quello che purtroppo ci stanno chiamando a fare, cioè, non voglio dire parole brutte. Voglio dire. Io non voglio dire parole brutte. Nel momento in cui viene un cliente, gli presentiamo una procura completa, con foglio A4, dove gli diciamo praticamente tutto, che la causa è di complessa, che la causa è particolarmente complessa, che la causa potrebbe anche ricadere nella lite temeraria, che noi siamo muniti di polizza professionale, che la nostra polizza professionale è al numero tot, e che noi eccetera eccetera. Cioè, ma stiamo scherzando? Così la giustizia italiana vuole diventare moderna e al passo con i tempi? Speriamo che non sia così. Vabbè, poi Walter, io ti ringrazio e ci sentiamo e ci vediamo prossimamente. Ringrazio tutti, non uscite che adesso la linea cade perché la diretta è finita, giusto il tempo di ringraziare a nome di tutto il direttivo del Movimento Forense, di cui Walter è un eminente esponente, e dal tutto il lavoro che il Movimento Forense sta svolgendo, e lo sta svolgendo grazie soprattutto a persone valide come Walter Parise, come Pietro Durante e come tanti altri, che siamo assai, dirli uno ad uno vorrà dire che vi tengo qui al convegno per altre 2-3 ore, non ne vale la pena. Quindi vi faccio un saluto generale ed un particolare saluto ai nostri amici di Ius Team ed ai nostri carissimi amici del Movimento Forense Nazionale, la nostra grande famiglia. Buona serata a tutti. Buonasera, grazie.